Buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi dopo una panoramica che abbiamo fatto nella scorsa lezione sugli strumenti di marketing che possiamo utilizzare e insomma su un cambio all'approccio al marketing turistico o in generale al marketing online e offline, oggi scenderemo un po' più nel pratico e nello specifico. Soprattutto andando a vedere quindi la parte di inserzioni sui social, quindi per lo più su Facebook e su Instagram, e poi andando a vedere che cosa intendiamo per costruzione di un funnel, che cosa intendiamo per inbound marketing e qualche esempio pratico di questi concetti, che non fa mai male proprio per andarli a fissare. Allora, io inizio a presentare così possiamo partire. Ovviamente, se ci sono domande, se ci sono dubbi o se volete chiedere qualcosa, basta che alzate virtualmente la mano. Allora, partiamo da questi macro concetti, quindi la cosiddetta pubblicità su Facebook, dove in realtà noi intendiamo solamente una mera pubblicità solo sul social Facebook, ma su tutto quello che circonda l'universo Meta, perché ormai Facebook, Instagram, WhatsApp anche fanno tutti parte di Meta, di questo ecosistema di social network che appunto è sotto, diciamo, l'egida di Mark Zuckerberg, nostro grande amico di ogni social media manager. E quindi questo è importante dirlo già dall'inizio, proprio perché quando si parla di pubblicità sui social, si intende in realtà non solamente la singola sponsorizzata, ma proprio la creazione di una strategia di advertising, quindi una strategia di pubblicità e poi anche di funnel conseguenti, quindi di percorso dell'utente che va ben oltre il singolo annuncio che vediamo sponsorizzato su Facebook o su Instagram. Partiamo da questo presupposto, quindi perché è importante fare pubblicità essendo un'azienda o un libero professionista o il titolare di un brand sui social, quindi su Facebook, Instagram, WhatsApp, e metto dentro anche LinkedIn per alcuni settori specifici. Prima di tutto perché Meta possiede tonnellate di dati che riguardano gli utenti che ci si muovono sopra. Facebook è capace di individuare le pagine a cui abbiamo messo like e proporci delle pagine che siano simili, è capace di individuare tramite i suggerimenti le persone che erano nel nostro stesso posto in quello stesso momento, è capace di individuare anche la rete di amicizie che potremmo stringere con i vari utenti attorno a noi ed è capace di andare ad individuare degli interessi specifici che poi, come andremo a vedere, popolano ogni pubblico per ogni sponsorizzata che possiamo andare a fare, per ogni campagna che possiamo andare a fare. Tutti questi dati, tutte queste nozioni che Facebook immagazzina, li dà in pasto al suo algoritmo, che propone ad ogni utente qualcosa di strettamente personalizzato su quelli che sono i suoi interessi e le sue ricerche. Quindi è essenziale per noi azienda essere presenti in questo grande scenario. Fare pubblicità su Facebook ci permette di raggiungere i nostri potenziali clienti con una precisione chirurgica. Questo poi lo vedremo anche più in là nella lezione, dove andremo a vedere anche come strutturare i vari segmenti di pubblico e come andare a prendere esattamente le persone che vogliamo andare a prendere. Però, dando una definizione sintetica, noi riusciamo tramite la buona strutturazione di una campagna Facebook ad andare a colpire esattamente gli utenti che vogliamo colpire. Questo viene fatto proprio perché l'algoritmo di Facebook e di Meta in generale impara da se stesso. Quindi se noi gli diamo in pasto dei dati ben precisi, lui
propone a quei dati ben precisi quello che quei dati vogliono vedere, dove per dati intendiamo appunto gli utenti che vogliamo andare a colpire. La pubblicità su Facebook funziona sia per B2B sia per B2C. Sia che noi vogliamo parlare a delle aziende o che noi vogliamo parlare a dei consumatori, quindi dei privati, possiamo fare inserzioni su Meta. Questo perché? Perché se ci pensiamo, anche il singolo imprenditore, anche il singolo titolare d'impresa o il capo delle risorse umane di un'azienda transita sui social. Quindi magari nel momento in cui sta scrollando il suo feed, sta passando del tempo su Facebook o su Instagram, se siamo stati bravi, se lui è nel nostro target e se abbiamo strutturato un'inserzione che come creatività colpisce, lui fermerà il suo scroll e cliccherà sulla nostra inserzione. Questo ovviamente è molto più semplice farlo con i consumatori. Quindi è un percorso molto, molto più breve, molto più immediato. E anche, soprattutto, il settore dei viaggi, che è quello in cui ci muoviamo, quindi il settore delle esperienze, può trarre molto beneficio dalla pratica delle inserzioni sui social, quindi su Facebook o su Instagram che siano, proprio perché questo è un tema caldo, soprattutto considerato dagli anni da cui veniamo, quindi in cui non abbiamo potuto viaggiare e insomma, adesso c'è un po', la voglia di evadere, quindi è anche un tema molto caldo su cui possiamo andare a battere. Un altro motivo per fare, pubblicità su, Meta, quindi Facebook e Instagram, è che i budget dedicati sono raddoppiati a livello mondiale. Questo perché, ci porta a valorizzare la tesi di fare pubblicità sui social. Semplicemente perché se non lo facciamo noi, qualcun altro, qualcuno dei nostri competitor sicuramente lo sta facendo. Quindi, nel momento in cui lo fanno i nostri competitor, noi non possiamo esimerci dall'essere nel posto in cui accadono le cose, diciamo, quindi nel posto virtuale, ovviamente, in cui i nostri utenti si muovono e appunto in cui vogliamo andarli a prendere con le nostre inserzioni. Un altro motivo per fare advertising sui social è quello che possiamo costruire pubblici personalizzati, targettizzati al massimo. Era un po' quello che dicevamo prima con la precisione chirurgica, è un'anticipazione di quello che vedremo dopo nella strutturazione pratica dei pubblici su Facebook. Noi possiamo andare a prendere un segmento di clienti, soprattutto nel momento in cui siamo in possesso dei loro indirizzi email, dei loro numeri di telefono, dei loro dati. Quindi è assolutamente profittevole basarsi su questi dati per poi andare a trovare utenti simili, ma questo lo vedremo poi nel prosieguo della lezione. Ultimo punto molto importante è che tramite le inserzioni sui social noi possiamo andare a fare retargeting, nel senso possiamo andare a prendere chi ha già interagito con noi, quindi con le nostre proprietà digital, che siano il sito, che sia la pagina stessa, che sia il profilo di Instagram, e possiamo dire al sistema, quindi all'algoritmo, di andare a far vedere i nostri contenuti esattamente a quelle persone che hanno già interagito con noi e che quindi saranno avvicinate sempre di più all'acquisto finale o al lasciare i loro dati o comunque alla conversione che ci interessa. Dove si fanno le inserzioni su Facebook o su Instagram? Non possiamo limitarci solamente a interpellare il tasto metti in evidenza il post, ma dobbiamo andare a fare pratica sul business manager. Il Business Manager, come leggete, è la piattaforma professionale di gestione delle pagine Facebook e dei profili Instagram, ma non solo, anche dei profili business di WhatsApp e nel momento in cui dovessimo avere delle app, tramite il Business Manager possiamo fare e programmare inserzioni anche su quelle app.
Per fare un esempio, nel momento in cui magari noi stiamo giocando su un'app, sul cellulare, vediamo che ogni tanto compare la solita pubblicità. Quella solita pubblicità è possibile farla anche dal business manager, anche partendo da Facebook. Ovviamente magari anche integrando Google Ads, che abbiamo visto come asset nella scorsa lezione. Però comunque è una risorsa molto importante che dobbiamo saper usare o dobbiamo comunque almeno conoscere in gran parte. Questo perché il business manager si configura come un cruscotto di tutte le azioni, di tutto quello che possiamo fare come inserzioni su Facebook o su Instagram. Appunto, ogni campagna su Meta ha un determinato obiettivo che vedremo nello specifico a brevissimo, perché prima vorrei farvi vedere come si configura il business manager e quali sono le funzioni principali che dobbiamo tenere a mente. Quindi adesso vi condivido la scheda che ho già aperto di un business manager esemplificativo e vi mostro un po' le varie funzioni. Allora, questa è un po' la panoramica del nostro account. Lui ovviamente ci offre una panoramica delle campagne che sono adesso attive, ci dice che cosa abbiamo speso negli ultimi 7 giorni, ci fa un po' una panoramica del nostro account. Entrando qui, ovviamente, vediamo tutti gli strumenti che il business manager ci mette a disposizione. Non ve li farò vedere tutti, vi farò vedere solamente i più importanti, proprio per farvi capire il concetto che c'è dietro questo grande cruscotto che è il business manager. Partiamo appunto dalle impostazioni di business. Quindi, aspettiamo che carichi la pagina. In impostazioni business noi possiamo andare a vedere un po' tutte le informazioni principali del grande gestionale che è il business manager. Possiamo andare a vedere le persone che ci sono dentro e che hanno un determinato ruolo, possiamo andare a vedere i partner nel momento in cui dovessero essercene, possiamo vedere gli utenti di sistema, quindi i vari utenti che hanno determinati permessi nel nostro sistema del business manager, per lo più per quanto riguarda la parte sviluppatori, questo. Nel lato account possiamo andare a vedere le pagine Facebook che sono associate al nostro business manager e in account pubblicitari andare a vedere quali sono gli account pubblicitari, quindi quali proprietà possiamo utilizzare per fare inserzioni. Nel caso in cui in un'azienda doveste avere business, brand differenti o linee di business differenti, potrete andare a creare un account pubblicitario per ogni business, quindi per ogni linea di business, andando ad associare un determinato metodo di pagamento e andando così a tenere ordinata la vostra gestione delle inserzioni su Meta o su Facebook. Andando avanti, come vi dicevo, c'è la parte app, quindi nel momento in cui dovessimo avere un'app, la possiamo collegare di qui. Account Instagram associati e nel caso di e-commerce, molto interessante, c'è l'account per le vendite. Quindi in questo account per le vendite noi possiamo gestire dal business manager il catalogo dei nostri prodotti o dei nostri servizi che abbiamo in vendita, ed andare di lì a fare inserzioni mirate sul catalogo prodotti o servizi. Idem, possiamo andare ad associare un account WhatsApp e insomma tenere un po' traccia di tutto quello che appunto fa parte delle nostre proprietà online, legate per lo più all'ecosistema Meta. Di qui vediamo origini dei dati, che è una cosa molto interessante che vedremo dopo, quindi quello che va a comprendere un po' i cataloghi, come vi dicevo, il pixel, l'insieme di eventi offline, eccetera.
E poi abbiamo tutta una serie di voci come la brand safety, in cui Facebook si assicura che i domini di sito che associamo al nostro account siano sicuri, quindi vanno verificati e va fatto attraverso l'inserimento di un codice all'interno del sito stesso. Questo ovviamente perché Meta è molto attento alla sicurezza dei dati e alla sicurezza degli utenti che transitano sulle sue proprietà, appunto. Continuando, abbiamo un po' tutte le impostazioni, diciamo, di default, quindi andare ad associare i metodi di pagamento, ancora il centro per la sicurezza, le notifiche, che ovviamente variano in base in tempo reale a quello che sta succedendo sull'account. Informazioni business, dove abbiamo i dati della nostra azienda, che possono essere partita IVA, ragione sociale, indirizzo, insomma tutti i dati, diciamo, amministrativi dell'azienda. Questo perché? Perché il business manager si configura effettivamente come un grande gestionale della vostra azienda su Meta, e quindi è importante curarlo in ogni sua parte e soprattutto conoscerlo. Andando avanti, aprendo questo menu ad hamburger, possiamo vedere altre funzioni. Post della pagina sono i post che noi possiamo programmare, pubblicare oppure salvare in bozze, oppure creare per metterli in inserzione. Quindi non facendoli vedere sulla nostra pagina, ma tenendoli come post dedicati alle inserzioni. Tante volte ci capita su Facebook o su Instagram di vedere dei post o dei post sponsorizzati che ovviamente poi non sono presenti sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram. Quelli appunto sono i post che sono creati esclusivamente per le inserzioni e che quindi non sono visibili in maniera organica sulle nostre pagine Facebook o sui nostri profili Instagram. Andando ancora avanti, abbiamo la possibilità tramite il business manager di fare tanti report pubblicitari andando ad associare diverse variabili. Quindi, in base alla campagna che abbiamo fatto, in base ai dati che abbiamo ottenuto, possiamo andare a elaborare dei report pubblicitari che possano davvero darci contezza del successo delle nostre inserzioni o dell'insuccesso anche delle nostre inserzioni. Quindi andando a capire come e dove dover raddrizzare il tiro. Andando ancora avanti, possiamo vedere qui la Meta Business Suite, che è quello che abbiamo visto nella scorsa lezione, che è appunto il cruscotto di gestione organica dei nostri social, quindi di Facebook e di Instagram, e che è strettamente legato ovviamente al Business Manager. Qui appunto vediamo qualità dell'account, che è sempre relativo a quel discorso di sicurezza, di non violare le norme che sono presenti su Meta. Le sedi dei punti vendita, nel momento in cui dovessimo avere più sedi in più luoghi, possiamo andare a inserirle qui e anche creare campagne ad hoc per ogni sede specifica. E poi, molto più importante, abbiamo la parte di gestione inserzioni. Questo è il punto di partenza in cui noi possiamo andare comunque a creare le nostre campagne su Facebook, su Instagram e anche su WhatsApp. Nel momento in cui facciamo crea, lui ci dà la possibilità ovviamente di scegliere gli obiettivi che vedremo dopo, e di là poi, andando avanti, magari proviamo anche a farlo un A farla un'inserzione fittizia, vediamo un po' come si struttura tutto l'annuncio in base ai vari obiettivi. Qui avremo ovviamente una serie di dati associati alla singola campagna che sono personalizzabili, quindi noi possiamo decidere anche di vedere altri dati, quindi magari vedere la percentuale di successo, vedere i click, vedere tutta l'interazione con la pagina, quanti mi piace sono arrivati sulla pagina da quella singola inserzione. Andiamo a vedere proprio una panoramica totale e completa di che cosa sta succedendo
nelle nostre campagne. La data di fine, l'importo, il costo per risultato, insomma, tutto quello che riguarda le nostre campagne. Un'altra sezione molto importante è quella della gestione eventi, che però vedremo meglio dopo, perché per parlare di gestione eventi dobbiamo prima capire che cos'è un pixel e a che cosa ci serve soprattutto, e perché è importante per il monitoraggio delle nostre campagne. Fondamentale è anche la sezione pubblico, dove, lo vedremo meglio successivamente, io posso andare a creare dei pubblici personalizzati, dei pubblici simili e dei pubblici salvati. Però vedremo nello specifico fra poco di che cosa parliamo. Ancora, qui possiamo avere le informazioni di fatturazione nel momento in cui dobbiamo andare a scaricare le nostre fatture. E quindi molto importante è anche questa sezione, la sezione dell'analisi e dei report, quindi tutto quello che riguarda gli insights, le statistiche sul nostro pubblico sostanzialmente, gli esperimenti, quindi andare a fare dei test per vedere quale campagna performa meglio e quale campagna performa meno. E i report sulle creatività, quindi una sezione molto interessante in cui possiamo andare a vedere quale creatività sta performando meglio, dove per creatività intendiamo ovviamente foto, video, link, storia, carosello, catalogo di prodotti e insomma tutto quello di grafico più che altro che va a popolare il nostro post e la nostra inserzione. Direi che per nozioni sul business manager così può bastare, le abbiamo viste un po' velocemente, ma scenderemo nel dettaglio in quelle più importanti successivamente, anche perché il business manager è uno strumento che va studiato con calma e soprattutto ci vanno messe le mani sopra, nel senso bisogna per forza smanettarci un po' per capire tutte le varie funzioni. E soprattutto per capire come adattare tutte le varie funzioni alle nostre esigenze specifiche di business. Ora volevo vedere con voi la parte che riguarda gli obiettivi delle campagne. Quindi scendiamo un po' più nello specifico per quello che riguarda che cosa possiamo fare con un'inserzione su Meta? Quindi quali sono gli obiettivi che il sistema ci mette a disposizione e soprattutto che cosa significa per le nostre inserzioni avere questo determinato obiettivo piuttosto che un altro. Partiamo dalla notorietà. Allora, Meta ha distinto ormai gli obiettivi delle campagne in notorietà, traffico, interazioni, contatti, promozione dell'app e vendite. Li andiamo a vedere nello specifico perché è molto interessante vedere come ad ogni obiettivo corrisponde poi un sotto-obiettivo differente, che appunto aderisce a un'esigenza di business ben precisa e soprattutto a uno stato, diciamo un gradino del funnel del percorso del cliente ben preciso. Allora, partiamo dalla notorietà. L'obiettivo di notorietà è ideale per copertura, notorietà del brand, visualizzazioni del video e notorietà della sede del punto vendita. Allora, per copertura che cosa intendiamo? Nel momento in cui noi facciamo un'inserzione con obiettivo notorietà e copertura, noi diciamo al sistema, prendi questa inserzione e falla vedere a quante più persone possibili presenti in questo territorio e che sono comprese fra non so, 20 e 40 anni, magari che sono solamente donne e che hanno questi determinati interessi. Va da sé che ovviamente quelli di notorietà sono degli obiettivi che vanno broad, quindi vanno abbastanza larghi, non scendono nello specifico, non vanno chirurgicamente a prendere gli utenti che vogliamo,
andare a colpire, ma sono per lo più obiettivi di awareness, quindi conoscenza del brand. Appunto, infatti, il secondo sotto-obiettivo che troviamo è proprio la notorietà del brand. Qui siamo al punto più alto del percorso del nostro utente, quindi dove l'obiettivo è quello di farci conoscere, farci vedere e creare in lui la consapevolezza che esistiamo. Visualizzazioni del video, questo appunto è un altro obiettivo che parla da sé, ovviamente. Nel momento in cui andiamo a condividere una creatività che sia un video, che possa essere un video breve o un video un po' più lungo, rendendo l'oggetto di una campagna con obiettivo notorietà, diciamo al sistema: fai vedere questa inserzione alle persone che più hanno possibilità di guardarsi il video fino alla fine. Quindi, questo lo possiamo utilizzare nel nostro campo, quindi nel marketing turistico, magari per far vedere che cosa troveranno le persone nel momento in cui verranno da noi, quali sono i punti forti della nostra destinazione. Quindi possiamo sfruttarlo davvero per fare awareness, anche perché nel momento in cui noi abbiamo una determinata fetta di pubblico che ha visto il nostro video, è ovvio che, e vedremo tramite pixel e tramite le origini dei dati e i pubblici personalizzati, possiamo andare a dire a Facebook: prendi quelle persone che hanno visto il mio video e fagli vedere un'altra inserzione che magari è più avanti nel percorso di avvicinamento all'acquisto. Quindi che possa essere un link al sito, che possa essere una generazione di contatti o che possa essere qualcosa che comunque invogli l'utente a fare quel passo in più verso l'acquisto del nostro prodotto o servizio. Notorietà della sede del punto vendita, questo è un obiettivo molto interessante soprattutto per chi ha diversi negozi, magari dislocati in punti diversi, in punti geograficamente diversi. Questa è una campagna drive to store sostanzialmente, che crea proprio l'awareness e accresce la reputazione del singolo punto vendita e si fa come abbiamo visto prima, prendendo in considerazione le sedi fisiche insomma, del brand. E quindi è un'azione strategica da fare nel momento in cui magari abbiamo una nuova apertura oppure in cui vogliamo indirizzare le persone proprio a arrivare al punto vendita e comprare in maniera fisica. Interazioni. Allora, quando parliamo di interazioni, ovviamente noi parliamo di mi piace sulla pagina, di like sui post, di commenti, di condivisioni e anche di visualizzazioni di video. Nel momento in cui diciamo, la creatività dell'inserzione è un video. È perfetta, come vedete, come diciamo, ci presenta anche il sistema, per campagne che hanno come oggetto Messenger, Instagram e WhatsApp, proprio perché noi possiamo andare a stimolare l'interazione anche tramite le conversazioni di WhatsApp. Come vi dicevo prima, essendo WhatsApp nell'ecosistema di Meta, va da sé che sul Business Manager troviamo il modo di includerlo nelle nostre campagne. Questo può essere uno spunto molto interessante, soprattutto per il settore di cui stiamo parlando, quindi il marketing turistico. Nel momento in cui l'utente è arrivato, ad esempio, a un determinato punto del suo percorso, quindi sa che esistiamo e vuole entrare in contatto con noi, WhatsApp è un canale molto interessante perché garantisce una messaggistica istantanea. Garantisce anche e soprattutto velocità e soprattutto rende più colloquiale il rapporto che possiamo avere fra utente e noi. Possiamo rispondere subito alle sue domande, possiamo chiarire subito i dubbi e sostanzialmente possiamo arrivare subito e portarlo subito all'acquisto.
Questo tutto tramite WhatsApp e tramite un trigger che può essere un'inserzione con obiettivo interazioni su WhatsApp. Idem per quanto riguarda Instagram. Io posso sicuramente dire al sistema, vai a prendere quelle persone che possono contattarmi su Instagram tramite direct e quindi farmi delle domande a cui io posso rispondere in maniera istantanea. Stando sempre un monitoraggio continuo e costante dei nostri canali social. Stessa cosa, gemella, per quanto riguarda Messenger. Questo in realtà è un canale interessante perché non soltanto stimola le interazioni con le conversazioni di Messenger, ma anche perché se provate ad aprire Messenger sul vostro telefono, quindi la messaggistica di Facebook, potrete vedere anche delle inserzioni sporadiche poste proprio sull'elenco delle chat. Quindi, nel momento in cui voi magari state scorrendo Messenger, può capitare che vediate un'inserzione e nel momento in cui cliccate e scrivete all'azienda, l'azienda ha raggiunto il suo scopo, quindi l'inserzione ha convertito. Visualizzazioni del video è gemello a quello che vedevamo nell'obiettivo di notorietà, quindi è equivalente e stimola appunto l'interazione con le campagne che hanno come creatività un video. Interazione con i post è tutto quello che gira intorno alla pubblicazione di un post, quindi like, commenti e condivisioni. Ovviamente, questo è sempre un obiettivo che va preso con le pinze, perché nel momento in cui noi abbiamo tantissimi like a un post, ma non abbiamo conversioni di queste persone che hanno messo like al nostro post, va da sé che le bollette a fine mese non si pagano con i like, ma si pagano con le conversioni. Quindi, attenzione a dire: ok, la mia campagna è andata bene perché ho avuto 1.000 like sul mio post. Bisogna vedere poi di quei 1.000 like che cosa può andare a convertire e che cosa è andato a convertire effettivamente. Detto ciò, un obiettivo di interazione con il post come quello di notorietà è un obiettivo che sta alla cima del nostro funnel, quindi del momento in cui noi dobbiamo creare consapevolezza e dobbiamo creare awareness nei confronti del nostro brand, sicuramente possiamo andare ad utilizzare questo tipo di obiettivi. L'obiettivo per conversioni, invece, dipende molto dal settaggio del pixel che vedremo dopo. Perché? Perché nel pixel, che è una stringa di codice, che va inserita sul sito e serve per tracciare un po' i dati del nostro sito e quello che accade sulle nostre proprietà web, posso andare a settare anche delle conversioni, quindi degli eventi specifici che vogliono stare a significare che l'utente ha convertito. Eventi che possono essere la visualizzazione di una pagina, possono essere un inizio di acquisto, quindi un aggiungi al carrello, diciamo, possono essere un'iscrizione alla newsletter, tantissimi tipi di eventi che vedremo fra poco nel momento in cui andiamo un po' a sviscerare il pixel. Obiettivo di traffico. Allora, l'obiettivo di traffico va a reindirizzare le persone a una destinazione, quindi che possa essere una specifica pagina, che possa essere il mio sito web, un'app oppure un evento di Facebook. Il sistema ci dice che è ideale per i click sul link, quindi nel momento in cui io ho creato la mia landing, come abbiamo visto nella scorsa lezione. Ci ho inserito le testimonianze, ci ho inserito la mia offerta, ci ho inserito tutta la spiegazione del mio prodotto o servizio e il form di contatto con la call to action. Io posso dire a Facebook: prendimi le persone che hanno più possibilità, più probabilità di essere così interessati da cliccare
sulla mia inserzione e atterrare sulla mia pagina di vendita, quindi sulla mia landing page. Il sistema ovviamente va a tracciare i click singoli e unici, non ti va a tracciare l'effettiva conversione che possa essere l'acquisto o che possa essere insomma, l'utente che lascia i suoi dati o la compilazione del form. Ecco. Visualizzazioni della pagina di destinazione, questo è un evento che è associato appunto al pixel perché uno degli eventi che possiamo creare tramite questo codice, questo strumento, è la page view, quindi la visualizzazione di pagina. Questi obiettivi ci servono molto per andare poi a fare dei pubblici di retargeting. Perché? Perché nel momento in cui io comunque ho visto che le persone sono atterrate sulla mia pagina e l'hanno visualizzata e magari non hanno comprato o non hanno lasciato i loro dati, io posso crearmi un pubblico su Facebook, come vedremo fra poco, e dirgli: vammi a prendere queste persone e fagli vedere un'altra inserzione. Quindi digli: abbiamo visto che hai visitato la pagina tot. Perché non hai acquistato? Perché non hai lasciato i tuoi dati? Lo sai che nel momento in cui lasci i tuoi dati a seguito di questa inserzione o a seguito di questa comunicazione puoi ricevere un 5% di sconto? E da lì continuiamo a portarli sempre più vicini all'acquisto o diciamo, alla compilazione del form, che è quello che poi ci interessa, perché poi come vedevamo la scorsa volta, i due obiettivi a cui tende ogni campagna di marketing sono la vendita o l'acquisizione del contatto. Possiamo indirizzare del traffico anche su Messenger e su WhatsApp. Che cosa succede? Il sistema appunto ci restituisce la possibilità di inserire delle call to action che possano essere invio un messaggio tramite Messenger e invia un messaggio tramite WhatsApp. Queste, come già detto, sono grandi risorse, però ci dobbiamo stare dietro in maniera molto attenta, perché nel momento in cui noi andiamo a fare un'inserzione di traffico e un utente clicca su invia un messaggio o contattami su WhatsApp, l'utente si aspetta che la risposta sia per lo più immediata, ovviamente nei limiti di tempo che sono umani, quindi non si parla dell'una di notte, però nel momento in cui un utente scrive è ovvio che noi dobbiamo andare a monitorare e dobbiamo soprattutto rispondergli, perché quella può essere un'apertura importante per un canale di vendita. Quindi abbattiamo le iniziali resistenze dell'utente e ce la giochiamo poi fissando una chiamata, fissando una video call conoscitiva o comunque aumentando il contatto, giocandocela così. Possiamo indirizzare il traffico anche sulle chiamate, quindi fare delle inserzioni che vadano appunto a dire agli utenti: chiamaci, contattaci. Questo si può fare anche sponsorizzando direttamente il pulsante che c'è su ogni pagina Facebook nel momento in cui lo andiamo a creare. Noi, nel momento in cui andiamo a creare una pagina Facebook, Facebook ci chiede quale azione andare ad associare al pulsante presente sulla pagina. Quindi possiamo dirgli: contattaci su WhatsApp collegando WhatsApp Business e possiamo anche inserire il pulsante chiamaci. Oppure visita il nostro sito web, prenota un appuntamento. Le opzioni sono varie. Nel caso specifico della sponsorizzata di traffico con obiettivo chiamate, è ovvio che noi indirizzeremo l'utente a contattarci al telefono. Ed è ovvio anche qui che, stando gli orari di lavoro, dobbiamo essere onnipresenti, quindi dobbiamo essere in grado di gestire questo canale e rispondere in maniera immediata, in maniera fulminea ad ogni telefonata, perché nel momento in cui non rispondiamo noi al telefono, sicuramente l'utente chiamerà qualcun altro e
darà i suoi soldi a qualcun altro. L'obiettivo contatti. Questo è uno dei miei obiettivi preferiti assieme a quello vendite perché è un tipo di campagna che riesce ad andare subito al sodo. Quindi se è impostata bene e soprattutto se è fatto bene a priori il lavoro di costruzione pubblico e anche di awareness del brand, è una campagna che può portare grandi soddisfazioni. In che cosa consiste? Allora, la campagna con obiettivo contatti presenta all'utente la compilazione di un form direttamente all'interno di Facebook. È quello che vediamo ovviamente su moduli interattivi. L'utente clicca sull'inserzione, gli si apre un pop-up con un form di contatto dove noi possiamo chiedergli semplicemente nome, cognome, email e telefono, che saranno fra l'altro autocompilati nel momento in cui l'utente è registrato a Facebook, ovviamente, però possiamo anche implementare il nostro modulo interattivo con altre richieste di informazioni. Quindi nel caso del marketing turistico potremmo chiedergli ad esempio quale esperienza ti aspetti e mettergli già delle opzioni a cui lui o lei può rispondere. Possiamo chiedergli come sei arrivato, come sei arrivato, ci conoscevi già o non ci conoscevi già. Insomma, possiamo utilizzare i moduli interattivi proprio come una raccolta di informazioni che ci serve per profilare in maniera sempre più precisa e proprio chirurgica gli utenti che entrano in contatto con noi. È ovvio che nella costruzione di un modulo interattivo dobbiamo stare molto attenti perché se parliamo con utenti che sono disposti a lasciare tante informazioni, quindi a prendersi del tempo e compilare ogni campo del form, va bene inserire tante richieste di informazioni, inserire tante domande. Ma nel momento in cui ci rendiamo conto che la nostra campagna non sta performando perché il modulo interattivo è troppo complesso, è troppo lungo da compilare e crea uno scollamento con l'utente, è ovvio che dobbiamo andare a limare le informazioni e poi magari possiamo giocarcela dopo, nel momento in cui abbiamo i dati di contatto, con una campagna di email. Questa è un'automazione molto, molto profittevole che si può fare. Quindi da Facebook parte una campagna email direttamente dalla lead generation. Di questo vi farò vedere un esempio pratico alla fine della lezione, perché è molto calzante ed è una cosa che porta molti risultati. Soprattutto ci permette di non preoccuparci costantemente dei lead che arrivano da Facebook, perché vengono proprio curati dall'automazione che viene messa in piedi. È ovvio che la strutturazione di un modulo interattivo dipende anche molto dal settore e da quanto volete che i contatti siano profilati, perché un modulo più ricco, quindi più lungo da compilare, sicuramente crea una barriera che solo le persone veramente interessate sono disposte ad oltrepassare. Quindi la madre di ogni azione e anche di questo tipo di campagne social è sempre l'analisi, che sia delle buyer persona, quindi delle persone a cui ci vogliamo rivolgere, che sia anche del mercato, del settore e di come si muovono queste persone, questi utenti, sui social, quindi come sono disposti ad interagire con noi. La campagna con obiettivo contatti è ideale anche nel momento in cui vogliamo indirizzare le conversazioni su Messenger oppure per quanto riguarda anche le chiamate. C'è una differenza da fare dove ovviamente una campagna contatti con diciamo indirizzo con destinazione, ecco, Messenger o chiamate
è molto meno profilante per quanto riguarda rispetto ai moduli interattivi, perché per quanto riguarda i moduli interattivi, appunto, possiamo inserire tantissime domande per i nostri utenti. Invece in Messenger dobbiamo affidarci a delle domande preimpostate che già un po' vanno ad allontanare l'utente dal prosieguo della conversazione. Per quanto riguarda l'obiettivo conversioni, qui si intende, come dicevo prima, la conversione come la soddisfazione di un determinato evento sulla nostra landing page. Quindi, nel momento in cui noi settiamo il nostro pixel e gli diciamo che l'evento contatto corrisponde alla compilazione del form, il sistema andrà comunque a tracciare tutte quelle persone che hanno più possibilità di andare a compilare il form, cosa che otterremo solamente se il pubblico è quello giusto, se la landing page è strutturata bene e soprattutto se l'utente è veramente in target, è veramente interessato al nostro prodotto o servizio. Per le chiamate, ovviamente va da sé che è un'inserzione simile a quella per traffico, che indirizza i nostri utenti al contattarci tramite telefono. E lì, se siamo degli abili venditori, ovviamente possiamo andare a convertire e a chiudere la vendita. Come le ultime macro categorie di obiettivi abbiamo promozione dell'app e vendite. Per promozione dell'app intendiamo appunto invogliare le persone a installare l'app, la nostra app, oppure quello di creare degli eventi specifici nell'app. Era quello che dicevamo prima, quindi l'inserzione che spunta nel momento in cui stiamo giocando a un gioco sul telefono, oppure nel momento in cui l'utente ha scaricato la nostra app e noi diciamo appunto al sistema di identificare come conversione determinati eventi che succedono nella nostra app. Quindi questo ovviamente è relativo alla strutturazione dell'applicazione stessa e va ovviamente concordato con lo sviluppatore che va a creare l'applicazione. L'obiettivo vendite è molto legato ovviamente al mondo dell'e-commerce, ma non solo. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo dei pacchetti di servizi, mi viene l'esempio dei corsi di formazione, oppure anche di pacchetti viaggio che possono essere strutturati, noi possiamo decidere di metterli in vendita sul nostro sito. Se lo facciamo tramite WordPress possiamo utilizzare WooCommerce, se lo facciamo con altri CMS, quindi altri modi di creare il nostro sito web, possiamo sicuramente integrare questa funzione di acquisto online. E questo è molto importante perché nell'obiettivo vendite noi possiamo andare a creare prima di tutto il nostro catalogo su Facebook, attraverso lo shop e il gestore delle vendite che abbiamo visto en passant sul business manager. Quindi possiamo andare a creare il nostro catalogo e sia a far acquistare direttamente da Facebook che indirizzare comunque le persone ad acquistare sul nostro sito web. Quindi l'obiettivo vendite è ideale per conversioni. Sempre ritorna perché è molto legata alla strutturazione e al settaggio del pixel, dove un evento fondamentale è appunto l'acquisto o l'inizio di acquisto o l'aggiungi al carrello. Quindi possiamo dire al sistema: vai a trovare tutte quelle persone che hanno possibilità di iniziare un acquisto, hanno probabilità di aggiungere al carrello il mio prodotto, oppure vai a finalizzare direttamente per acquisto. Qui è importante fare un'attenta analisi sia prima che durante, quindi durante la campagna, nel momento in cui la avviamo. Perché?
Perché nel momento in cui noi settiamo una campagna vendite con obiettivo acquisto e vediamo che non ci sono risultati, ma ci sono tante aggiunte al carrello, ovviamente possiamo valutare che sia il caso di fare un passo indietro nel processo di acquisto dell'utente e quindi andare a fare una campagna vendite che abbia come obiettivo di conversione l'aggiunta al carrello. E poi magari prendere tutti quelli che hanno aggiunto al carrello i loro prodotti e andarli ad impattare con un'altra inserzione oppure con una campagna mail. Sempre in questa logica di retargeting continuo fino a quando l'utente non acquista. Ovviamente senza arrivare al non vi sopporto più, però l'obiettivo è quello di portarlo pian piano all'acquisto, perché magari se non è pronto adesso, acquisterà o lascerà i suoi contatti in un secondo momento. Ed è in quel secondo momento che noi dobbiamo inserirci con le nostre inserzioni e con le nostre campagne online. Vendita dei prodotti del catalogo. Era quello che dicevamo prima, nel momento in cui io vado a strutturare il mio catalogo online di prodotti, di pacchetti o di servizi, io posso dire a Meta, fammi una campagna che abbia come obiettivo la vendita dei prodotti del mio catalogo anche direttamente su Facebook. Quindi lui tramite algoritmo va a prendere anche i prodotti che sono più cliccati, più cercati, e li va a sistemare in un'ottica di carosello che invoglia le persone direttamente a cliccarci sopra. Questo è un tipo di inserzione dinamica che si adegua proprio in base agli interessi del singolo utente per portarlo ovviamente all'acquisto. L'obiettivo è sempre quello. Noi possiamo decidere di vendere anche i prodotti del nostro catalogo anche su Messenger e su WhatsApp. Quindi creare delle campagne di vendita che abbiano come posizionamento, quindi che vengano in poche parole mostrate, anche solo su Messenger o solo su WhatsApp. Che cosa giace sotto l'obiettivo delle nostre campagne? Ovviamente il primo passaggio è quello fondamentale, è quello di andare a definire i pubblici. Che cosa intendiamo con pubblici? I pubblici sono proprio una componente fondamentale di ogni campagna. Perché nel momento in cui le andiamo a creare, lui ci chiede come prima istanza come vogliamo chiamare la campagna e l'inserzione. Ma la prima cosa strategica che ci viene chiesta è quella di definire un pubblico di persone a cui vogliamo parlare. Ovviamente noi possiamo decidere di tenerci larghi, diciamolo in parole povere, e dare solamente in pasto al sistema degli interessi e delle caratteristiche demografiche. Ad esempio, io voglio andare a prendere tutte le donne dai 20 ai 40 anni che hanno come interesse l'estetica, quindi il mondo del beauty, la cosmesi, eccetera, eccetera. E che si trovano magari solamente in Italia o solamente in Puglia o solamente a Bari. Quindi è un pubblico molto ampio, che non ha ovviamente quella precisione chirurgica che noi andiamo a cercare. È un pubblico che va bene nel momento in cui io devo fare awareness, nel momento in cui devo creare interazione, nel momento in cui sono all'inizio della costruzione del percorso che deve fare il mio utente. Questo tipo di pubblici non va più bene nel momento in cui io devo andare a convertire. Se devo andare a convertire, è ovvio che devo creare un percorso strategico che porti l'utente alla conversione. E come lo faccio? Da questi pubblici ampi, io devo andarmi a ritagliare determinati segmenti. E
e lo faccio tramite i pubblici simili e i pubblici personalizzati. Il pubblico simile è un utente che ha caratteristiche e interessi simili ai pubblici personalizzati. Invece, il pubblico personalizzato comprende tutti quegli utenti che sono entrati in contatto con la nostra pagina, col nostro profilo Instagram, col nostro sito, oppure fanno parte di un database che io vado a caricare. Vi faccio vedere meglio quali sono appunto le origini dei pubblici personalizzati e quali grandi spunti possiamo trarre da questi pubblici di meta. Allora, io posso creare un pubblico personalizzato dal mio sito web, che vuol dire io vado a prendere tutte le persone che hanno visitato il mio sito web. Questo perché è importante? Perché va da sé che nel momento in cui io faccio una campagna di traffico con un pubblico molto ampio, indirizzo traffico alla mia pagina di destinazione, che possa essere una landing o che possa essere il mio sito in generale. Quindi porto il mio traffico. Da questo traffico poi però io non ho avuto niente, non ho avuto delle conversioni. Quindi che cosa faccio? Vado a prendere comunque tutte queste persone che hanno visualizzato la mia pagina di destinazione o il mio sito web e vado a dire a Meta, creami un pubblico personalizzato che comprenda tutte queste persone, perché io fino alla fine le devo portare ad acquistare. E quindi mi vado a strutturare piano piano il percorso del mio utente. Quindi, prima origine, persone che hanno visualizzato e agito con il mio sito web. Seconda origine, attività nell'app. Era quello che dicevamo prima. Quindi nel momento in cui io ho una mia app personale, posso decidere di dire a Facebook, prendimi tutte quelle persone che hanno fatto delle azioni sulla mia app, quindi che hanno, come dire, visitato una determinata schermata dell'app, che hanno cliccato su un pulsante che è presente sull'app o che abbiano fatto tutta una serie di azioni che ovviamente variano nel momento in cui dobbiamo andare a strutturare la nostra applicazione. Altra origine molto importante, soprattutto nell'ottica di quello che ci dicevamo prima, è il catalogo. Io posso andare a colpire, a creare un pubblico personalizzato basato su tutte le persone che hanno interagito con il mio catalogo prodotti. Che cosa intendo con hanno interagito? Magari ci hanno cliccato sopra, però non hanno concluso l'acquisto. Hanno fatto swipe sul carosello dell'inserzione, hanno fatto un'azione sul mio catalogo di prodotti, hanno visto una scheda specifica, qualsiasi cosa, qualsiasi movimento che loro abbiano fatto sul mio catalogo. Elenco di clienti. L'elenco di clienti per fare un pubblico personalizzato è una risorsa inestimabile. Perché? Perché Facebook ci dà la possibilità, anzi Meta ci dà la possibilità di caricare un elenco di clienti che sono già nostri clienti. Quindi nel momento in cui io ho un database infinito di indirizzi email, più nutrito è, meglio è, posso dire a Meta, prendimi questi indirizzi email, te li carico tramite file Excel in formato CSV. E Facebook ci dà anche la possibilità di scaricare un modello come base e fai vedere l'inserzione solamente a queste persone. Va da sé che può essere molto utile, molto profittevole, soprattutto nel momento in cui abbiamo delle offerte dedicate. Quindi abbiamo delle offerte dedicate che sono riservate ai nostri clienti. Io creo un'inserzione personalizzata solamente per loro. O addirittura, se il mio database è così tanto profilato e così tanto nutrito, quindi ho migliaia di indirizzi email, io posso anche segmentare il mio database creando degli elenchi di clienti che siano il più dettagliati possibile.
Ovviamente nel momento in cui abbiamo solamente 1.000 indirizzi email, è ovvio che questa cosa non ha senso perché altrimenti gli elenchi si andrebbero a cannibalizzare l'uno con l'altro. Però se prendiamo la buona abitudine di raccogliere i dati dei nostri clienti e tenerli in database, sicuramente è un'azione che ci porta tantissimi risultati, quindi possiamo assolutamente farla. L'origine sulle attività offline. Allora, questo si lega molto alla sincronizzazione fra un nostro gestionale, quindi per lo più per quanto riguarda i negozi o i ristoranti o le attività che hanno un gestionale, e Meta. Perché? Perché l'integrazione fra questi sistemi dà la possibilità, ovviamente, della condivisione dei dati. E quindi noi possiamo andare a definire determinate attività nel nostro gestionale e dire a Meta: prendi quelle persone che hanno effettuato quel determinato acquisto, magari, e fagli vedere determinate inserzioni piuttosto che altre. Oltre questo, queste sono, diciamo, le origini esterne a Meta. Quelle interne invece le vediamo appunto qua sotto. L'origine video. Noi possiamo andare a dire a Facebook: prendi tutte le persone che hanno visto il mio video o che hanno visto il 10% del mio video, i primi 30 secondi, i primi 50 o addirittura i primi 10, e impattali con un'altra inserzione. Questa cosa è meravigliosa perché se una persona si è vista 30 secondi di un video e poi ha lasciato, magari nei primi 30 secondi era interessata. Era interessata poi però per mancanza di tempo, per mancanza di voglia, per mancanza anzi per fretta proprio, può aver chiuso Facebook e quindi non ha più visto, non è arrivata alla fine del video dove di solito giace la call to action per andare a convertire. Però noi che cosa diciamo a Facebook? Prendi le persone che hanno visto questa percentuale di video e colpiscile con un'altra inserzione, fagli vedere un'altra creatività che può invogliarli ad acquistare. Se magari si è scocciato di vedere il video, io gli faccio vedere un articolo del blog. O gli faccio vedere un'infografica esemplificativa che lo porti all'acquisto, sempre con una call to action molto chiara. E di là lo avvicino sempre di più. Modulo per l'acquisizione dei contatti. Sempre un'origine interna a Meta, nel momento in cui io creo i miei moduli interattivi per le campagne con obiettivo contatti, posso dire a Facebook: tutte le persone che hanno compilato il modulo o che hanno interagito con il modulo, tu le devi mettere in un pubblico personalizzato, perché io a queste persone che hanno interagito con il mio modulo le devo andare a convertire in qualche modo. E quindi strutturo sempre continuamente il mio funnel, il percorso del mio utente. Esperienza interattiva. Questa è un'origine che parte dalla strutturazione di una campagna molto carina visivamente, perché nelle esperienze interattive io posso andare ad inserire tantissimi tipi di creatività. Posso inserire immagini, testo, pulsanti, catalogo prodotti, video. Posso inserire tantissimi tipi di creatività che vanno a strutturare quasi una pagina web interna a Facebook, ed è una cosa molto carina da fare, soprattutto nel momento in cui c'è tanto da dire su un determinato argomento e non si vuole indirizzare l'utente al di fuori di Facebook, ma se lo vuole vogliamo tenerlo ancorato all'inserzione. Esperienza AR, ovviamente è una cosa molto più avanzata di realtà aumentata. E annunci su Facebook, quindi andare a prendere tutte quelle persone che hanno interagito con magari gli annunci di vendita che abbiamo messo su Facebook.
ancora tutti quegli utenti che hanno interagito con il nostro account Instagram, quindi creare un pubblico personalizzato che sia settorializzato alle persone che interagiscono con noi su Instagram, che non è detto che saranno le stesse che entrano in contatto con noi su Facebook, perché sono due social molto differenti che raccolgono anche bacini di pubblico molto diversi l'uno dall'altro. Eventi. Tutte le persone che hanno interagito con i nostri eventi, quindi magari chi ha messo parteciperò, chi ha messo mi interessa o chi ha messo insomma qualsiasi una domanda in discussione, qualsiasi reazione che abbiano avuto ai nostri eventi. Pagina Facebook, quindi chi ha interagito con la nostra pagina Facebook e posso settare anche il periodo temporale in cui hanno interagito. E poi acquisti, quindi un pubblico personalizzato basato sulle persone che hanno acquistato sul mio sito per lo più, oppure partendo da Facebook, ovviamente. Questo è un dato che riusciamo a tracciare tramite Pixel. Al contrario, il pubblico simile. Il pubblico simile, come abbiamo detto, va a raccogliere quegli utenti che hanno caratteristiche e interessi simili ai nostri pubblici personalizzati. Quindi noi abbiamo le nostre origini, che sono queste qui che abbiamo visto. Da ognuno di queste origini noi possiamo andare a recuperare un pubblico simile. Quindi possiamo andare a recuperare un pubblico simile che abbia gli stessi interessi e caratteristiche di chi ha visitato il nostro sito web, di chi ha visitato la nostra pagina, di chi è entrato in contatto con i prodotti del nostro catalogo, di chi ha visitato il nostro account Instagram. Quindi, in base ad ognuna di queste origini, noi possiamo andare a definire un pubblico simile. Questo è ovvio che è profittevole ed è anche molto, è una via di mezzo, diciamo, fra il pubblico broad, quindi molto più ampio, e il pubblico personalizzato, che è super specifico. I pubblici simili prendono i dati dei nostri pubblici personalizzati e li vanno a ricercare in altre persone. Quindi va da sé. Che se io vado a caricare un mio elenco clienti, quindi di persone che sono già miei clienti affezionati e hanno già convertito, creando un pubblico simile vado a dire a Facebook: prendimi quelle persone che hanno le stesse caratteristiche e che quindi magari saranno più inclini a convertire, ad acquistare da me. Io posso andare a strutturare il mio pubblico simile, quindi da tutte quelle origini, e posso farlo dall'1 fino al 10%, dove l'1% è composto dalle persone più simili al mio pubblico personalizzato. Maggiore la percentuale, più il pubblico sarà ampio. Qui ovviamente va fatta sempre una intensa analisi su quanto il mio pubblico personalizzato sia ristretto e su quanto il mio pubblico simile stia performando. Quindi devo andare a capire nel momento in cui attivo la campagna come sta andando. Ecco perché è molto importante un monitoraggio continuo. Io non posso pensare di avviare una campagna e poi lasciarla andare al termine senza aprire mai gestione inserzioni e vedere un po' che cosa sta succedendo, qual è il trend, sta andando bene, sta andando male, devo cambiare la creatività, devo cambiare il pubblico, devo cambiare il testo dell'inserzione. È un lavoro di monitoraggio che non finisce mai. Proprio perché il successo di ogni campagna giace nella scelta del giusto pubblico. Quindi non solamente creatività, testo e obiettivo, ma soprattutto la scelta del giusto pubblico. In base all'obiettivo che ho scelto, io devo capire se mi conviene di più, e questo è un ragionamento strategico da fare, non è un ragionamento tecnico, un ragionamento in cui ci vuole intelligenza strategica, devo
Devo capire se può performarmi di più un pubblico personalizzato, quindi più ristretto, un pubblico simile, oppure se sono proprio all'inizio del percorso del mio utente, quindi devo usare un pubblico il più ampio possibile, quindi solamente per interessi o addirittura solamente per dati demografici e geografici. Ricordate che ogni campagna, se non hai il pubblico giusto, non convertirà. Quindi magari potrà portarvi like, potrà portarvi commenti, però la vera conversione, che è la vendita o la compilazione di un form di contatto, se il pubblico non è targetizzato bene, non è scelto bene, non avverrà. Quindi staremo solamente, purtroppo, sprecando i nostri soldi e il nostro tempo. Quindi, dopo averlo accennato e visto un po' di passaggio, ora parliamo e scendiamo a fondo cercando di capire che cos'è il pixel. Allora, il pixel è uno strumento molto interessante che è essenziale per fare advertising sui social, proprio perché ci serve per tracciare le azioni degli utenti sul nostro sito web. Ma non solo. Il pixel diventa poi l'origine per dei pubblici personalizzati, proprio perché, come andremo a vedere, tramite il pixel io vado a settare determinati eventi che percorrono un po' tutto il cammino dell'utente sul nostro sito web. Ed è un grande alleato nel retargeting perché ci va proprio individuare quei segmenti di pubblico che noi possiamo andare a impattare con altre inserzioni nel momento in cui non convertono o nel momento in cui vogliamo fare upselling o cross-selling, quindi vendergli altri servizi o prodotti che siano correlati a ciò che lui ha già acquistato. Adesso vi condivido lo schermo per farvi vedere un po' come si presenta questo pixel, più che altro come si presenta il pannello di gestione del pixel. Ok. Allora, parto dicendovi che il pixel è sostanzialmente una stringa di codice che va inserita nel nostro sito web. Quindi, ovviamente, il codice è una cosa che viene gestita dagli sviluppatori e viene fatta dagli sviluppatori o dai web designer. Quindi, nel momento in cui lo andiamo a settare, Facebook ci dà la possibilità di inviare tramite email le istruzioni dettagliate al nostro sviluppatore e al nostro web designer per inserire il pixel sul sito. Farlo da soli, se non si mastica un po' la materia, è veramente complesso, anche perché ci sono poi i vari eventi da settare ed è meglio ed è cosa buona e giusta che lo facciano gli sviluppatori che lo fanno di mestiere e non gli imprenditori o i social media manager. Quindi, che cosa ci fa vedere lui? Ci fa vedere tutte le attività che stanno avvenendo sul nostro sito web, sia ovviamente in base alla data che poi in base ai numeri che ci sono. Come vi dicevo, Facebook offre la possibilità di andare a settare degli eventi. Io qui li ho già settati e ovviamente, come vedete, stanno performando. Questo è un report che riguarda gli ultimi 28 giorni. Questi eventi sono, appunto, i vari step, costituiscono i vari step del percorso che l'utente fa nel momento in cui entra sul nostro sito web. Partiamo dal più generico, quindi page view, quindi la visualizzazione di ogni pagina. Ovviamente, scendendo qui nel dettaglio, ci farà vedere pure quali pagine hanno visualizzato. E visualizzazione di contenuti, che praticamente sono due eventi gemelli che vanno a segnare appunto la visualizzazione delle pagine.
Io poi, ovviamente, nel settaggio di questi eventi ho pensato a quale potesse essere il percorso che l'utente fa sul mio sito. In questo caso, questo sito ha l'obiettivo di andare a recuperare dei contatti, quindi far iscrivere le persone cliccando su un determinato pulsante, e quindi io mi sono andata a settare questi eventi. Il primo, la visualizzazione di contenuti. Poi ho attiva iscrizione che io ho settato come diciamo al click sul primo pulsante che poi dà il via alla registrazione. Iscrizione completata che ho settato sulla visualizzazione della pagina di ringraziamento, quindi nel momento in cui la persona si è registrata sul mio sito, gli compare una pagina di ringraziamento. Io ho detto al Pixel, tu mi devi tracciare la visualizzazione della pagina di ringraziamento come indicatore dell'iscrizione completata. E quindi io so che 37 persone, per prendere questo dato, hanno concluso l'iscrizione sul mio sito. View Category è relativo alla visualizzazione di una determinata sezione del sito. E ricerca nel momento in cui ovviamente c'è la barra di ricerca presente, il pixel associa l'evento a questa etichetta, quindi ricerca. Nel caso in cui ovviamente noi volessimo andare a settare più eventi, e magari nel caso in cui abbiamo un e-commerce, Facebook ci dà degli eventi preimpostati, se, da ordinare ovviamente per ordine di importanza. Quindi priorità più alta, visualizzazione di contenuti, attiva iscrizione, iscrizione completata, contatto, quindi chi va sulla pagina contatti, e poi qui abbiamo gli eventi che sono relativi all'e-commerce. Ovviamente il mio sito nello specifico, non essendo un e-commerce, non mi interessava monitorare questo tipo di eventi, ma mi interessava per lo più monitorare questi altri, quindi li ho messi come priorità di più bassa. Nel caso in cui avessi avuto un e-commerce, io avrei messo acquisto come priorità maggiore per il monitoraggio e poi aggiunta al carrello, inizio di acquisto e così via, in base alle nostre esigenze di business. Perché è importante il pixel? Perché io, in base a questi eventi, posso andare a creare delle inserzioni. Quindi posso creare sia un'inserzione che sia dedicata alle persone che magari hanno visualizzato il contenuto ma non hanno poi convertito, quindi non si sono registrate nel mio caso, ma posso anche creare un pubblico personalizzato. Quindi andare a prendere esclusivamente le persone che hanno completato quell'evento. Posso creare un pubblico simile, quindi dire al sistema, vammi a trovare tutte quelle persone che sono simili alle persone che hanno già visualizzato il mio sito web. Oppure posso creare delle conversioni personalizzate, ma questo è già uno step più avanzato e che è, diciamo, ideale per quei siti che hanno una struttura molto ampia. Mi viene in mente ad esempio un e-commerce che può avere tantissime categorie. Io posso decidere di creare una conversione personalizzata in base ad ogni categoria dei prodotti che sono presenti sull'e-commerce, però non è questo il caso e non ha senso vederlo. L'importante è che voi capiate quanto sia fondamentale inserire il pixel sul nostro sito web, anche perché tutte le campagne di conversione partono da qui. Nel momento in cui io faccio una campagna di interazione che abbia come conversione la visualizzazione di contenuti, è ovvio che io devo andare a pescare i dati dal pixel, perché se il pixel non è attivo, Meta non monitorerà quei dati e quindi io non avrò contezza delle persone che hanno visualizzato il mio sito internet. Inoltre, più dati raccogliamo tramite Pixel, meglio è, meglio viene nutrito l'algoritmo, meglio le nostre campagne, i nostri pubblici simili e personalizzati vengono alimentati e vengono resi effettivamente più coerenti con
con i reali obiettivi che vogliamo andare a prendere. Bene, quindi in sintesi vi spiego, vi riassumo un attimo quali sono un po' i componenti essenziali per andare a creare delle Facebook Ads di successo. Allora, il primo componente è il budget. È fondamentale andare ad allocare nel nostro piano, di marketing, nel nostro piano, nel nostro bilancio, diciamo, un budget per le Facebook Ads o Meta Ads, che dir si voglia. Ed è importante allocare questo budget anche per la fase di test, perché è ovvio, se siamo molto fortunati, le campagne inizieranno a performare da subito. Però dobbiamo essere consapevoli che potrebbe essere necessaria una iniziale fase di test in cui dobbiamo andare a provare diversi segmenti di pubblici, diverse creatività, diversi testi, diversi obiettivi anche, quindi diversi tipi di campagne, per poi capire qual è quella che performa meglio e quindi quella da tenere attiva fino a che non smette di funzionare oppure il costo per risultato non aumenta troppo. Scegli l'obiettivo. Allora, questa è, come abbiamo visto, una decisione abbastanza strategica, quindi non è una decisione che è basata sulle nozioni tecniche che vi sto facendo vedere oggi, ma è una decisione che viene basata sul vostro business, quindi sull'obiettivo che voi volete raggiungere tramite la pubblicità su Facebook, tramite le inserzioni su Facebook o su Instagram. È molto relativo all'individuazione del punto in cui si trova l'utente rispetto al vostro brand. Non vi conosce, vi conosce, ma non è mai entrato in contatto con voi direttamente, ha già acquistato da voi, ha acquistato più volte da voi, fa parte del vostro database, lo sentite regolarmente. È tutta un'analisi che va fatta prima di scegliere l'obiettivo delle nostre campagne, sempre in ottica di non andare a sperperare il nostro budget. Definisci il pubblico in base all'obiettivo. È quello che abbiamo detto finora. Se non scelgo il giusto pubblico per l'obiettivo che ho scelto, la campagna non performa, non funziona oppure ci restituisce dei dati che possono sembrare buoni, ma in realtà scendendo in profondità non lo sono. Quindi traffico poco qualificato al sito, lead che poi non convertono, quindi contatti che poi non convertono, tutta una serie di dati che, ok, belli, numeri alti, ma in realtà poi la ciccia non c'è. Metti a punto la tua creatività. In questo ci possiamo aiutare con dei software di grafica come può essere Canva, soprattutto se non siamo abituati a smanettare sui programmi di grafica della suite Adobe. Canva è un'ottima alternativa, dà la possibilità di diciamo avere dei modelli preimpostati sia per quanto riguarda i post che per quanto riguarda le storie. Quindi può darci un aiuto per creare appunto la creatività che poi andrà sulla nostra inserzione di Facebook o di Instagram. Scegli i posizionamenti. Ecco, allora, nel momento in cui io vado a fare una campagna, Meta mi chiede dove voglio posizionare la mia inserzione, e cioè su Facebook e Instagram, solo su Facebook o solo su Instagram, voglio andare a posizionarla su Messenger, nella parte degli instant article di Facebook, quindi quella barra laterale che vediamo ogni tanto navigando su Facebook.
È importante anche qui fare un'attenta analisi sulla parte di posizionamenti per capire dove la nostra campagna può andare a performare meglio, quindi se è solo su Instagram, se è solo su Facebook, entrambi, eccetera. Ovviamente alcune campagne hanno dei posizionamenti obbligati, perché se parliamo di generazione contatti, è obbligatorio tenerla attiva su Facebook proprio perché il modulo interattivo è nativo di Facebook. Fai test continui e modifica la variabile giusta. Era quello che dicevamo nel momento in cui parlavamo di allocare un giusto budget. La fase di test è importantissima proprio perché cambiando una variabile alla volta, quindi cambiando o il pubblico o la creatività o il testo, io devo rendermi conto di qual è la variabile che non funziona, oppure qual è la variabile al contrario che performa meglio. Di là vado a decidere quale campagna portare avanti e quindi quale campagna mi porta più conversioni. Questa seconda parte di lezione la dedichiamo un po' a quello che diciamo riguarda l'inbound marketing e il funnel. Questi sono due concetti molto importanti e che ci devono comunque guidare nella costruzione della nostra strategia di marketing. Perché? Allora, innanzitutto partiamo dalla definizione di inbound marketing. L'inbound marketing si definisce appunto come marketing in entrata. Allora, noi abbiamo visto come strutturare il nostro sito web, come iniziare a strutturare i contenuti del nostro blog, come andare a diciamo, definire la nostra campagna email, come fare advertising su Facebook e quali contenuti condividere sui social. Abbiamo visto tutti questi strumenti, però ovviamente dobbiamo capire come andarli a sfruttare. E la risposta è proprio inbound marketing. Perché? Perché se noi abbiamo tutti questi strumenti e poi attiriamo solamente persone che non convertono e quindi pensiamo che gli strumenti non funzionano, ovviamente non abbiamo un riscontro pratico di quello che abbiamo realizzato, ci demoralizziamo e quindi non decidiamo di non fare più niente e di buttare tutto all'aria. Ma in realtà non è così, perché mentre magari noi ci siamo attrezzati e i nostri strumenti non convertono, vediamo che quelli dei competitor lo stanno facendo. E perché? Perché loro probabilmente stanno andando ad attuare tutta quella serie di azioni strategiche che fanno parte dell'inbound marketing. Allora, l'inbound marketing è un termine coniato nel 2006 dalla società americana HubSpot e sostanzialmente appunto significa marketing in entrata. Su che cosa si concentra? Si concentra sul fare in modo che ad entrare in contatto con noi, con la nostra azienda, con il nostro brand, siano esclusivamente le persone che sono realmente interessate ai nostri prodotti o ai nostri servizi. E quindi il marketing inbound si rivolge solo agli utenti realmente interessati, proprio perché sono quelli che poi per prima cosa convertiranno e soprattutto poi continueranno a seguirci e diventeranno anche nostri promotori. Questo come lo facciamo? Lo facciamo andando a creare contenuti di valore che appunto puntino ad attrarre, non ad interrompere il flusso di pensiero o di coscienza dei nostri utenti. Quindi la vera forza dell'inbound marketing è proprio quella di rivolgerci esattamente alle persone a cui vogliamo rivolgerci nel momento giusto e utilizzando i loro stessi mezzi di comunicazione e i loro stessi luoghi di comunicazione, sempre nell'ottica del fatto che noi dobbiamo, previa lunga analisi, lunga e dettagliata analisi, dobbiamo essere capaci di trovarci con il nostro brand esattamente nei posti virtuali e non
in cui si muovono gli utenti che vogliamo andare a prendere. L'inbound marketing aumenta la conversione, aumenta la possibilità di conversione anche perché non viene percepito come invasivo dagli utenti, ma viene percepito come più piacevole, anzi, viene percepito come l'esatta domanda, l'esatta risposta alla domanda che gli utenti si stanno ponendo in quel preciso momento. Quindi l'obiettivo è sempre quello di attrarre ed è sempre quello di andare a soddisfare dei bisogni il più possibile precisi. In che cosa si differenzia dal marketing tradizionale? Sostanzialmente, se ci pensiamo, il marketing tradizionale si basa sull'acquisto di indirizzi email massivo, sulla comunicazione tramite TV, radio, 6x3, affissioni pubblicitarie, su telefonate a freddo fatte da call center che molto spesso terminano con insomma, la chiusura del telefono in faccia all'operatore telefonico. Ovviamente, questo tipo di campagne, questo tipo di attività non può più portare risultati, anzi, già era difficile monitorarli prima, ma soprattutto nell'epoca del web non è più possibile affidarsi solamente e totalmente a questo tipo di marketing tradizionale. Bisogna invertire la rotta, bisogna appunto andare a non interrompere il flusso dell'utente, ma ad attrarre. E come lo facciamo? Sostanzialmente capendo che con l'avvento del web l'utente è cambiato, l'utente si informa da solo. Vara tutte le possibilità che ha prima di acquistare un prodotto o servizio e a volte è molto più consapevole lui rispetto magari anche dei suoi bisogni o delle sue esigenze rispetto anche a noi che andiamo a promuovere i nostri prodotti o servizi. Quindi si è sostanziata una grande indipendenza negli acquisti e il marketing vecchio stampo purtroppo non dà più la possibilità di andare ad intercettare nel momento giusto, quindi nei micro moments che dicevamo, di cui parlavamo l'altra volta, l'utente, ma spara nel mucchio senza precisione e soprattutto senza possibilità di monitoraggio, perché io non posso monitorare quanto mi sta tornando, quante conversioni ho avuto da un 6x3 o da uno spot in radio o da uno spot in televisione. Posso monitorare però quante conversioni ho avuto da una campagna Google, quante conversioni ho avuto da un sito web, da una campagna Facebook. Posso comunque andare ad avere un quadro molto più preciso con questi strumenti rispetto a quelli del marketing tradizionale. E quindi l'obiettivo qual è, dicevamo, è attrarre, ma soprattutto attrarre per poi fidelizzare. Per poi andare a costruirci uno zoccolo duro di clienti il più grande possibile, che sia davvero nostro promotore e nostro fan. E questo come lo facciamo? Lo facciamo attraverso quattro fasi, quindi attraverso le quattro fasi del nostro marketing inbound. La prima, abbiamo detto, è quella di attirare. In che cosa consiste questa fase? Allora, io prima di tutto devo attirare le persone sul mio sito, sulla mia pagina social e quindi devo andare a fare un'analisi sulle mie buyer personas, come dicevamo ovviamente prima, e andare a capire quali sono i contenuti che gli interessano per attirarli sul mio sito o sulla mia pagina, quindi attraverso una creazione di articoli del blog che siano molto specifici e molto precisi rispetto agli interessi che hanno le mie buyer personas, oppure attraverso dei post che incuriosiscano, ma che diano anche del valore e che diano anche delle informazioni molto giuste e molto coerenti rispetto agli interessi dell'utente che sta guardando. Quindi il primo punto è attirare le persone con la costruzione di contenuti di valore,
dove per contenuti di valore intendiamo contenuti che siano in linea con gli interessi dei miei utenti, delle mie buyer persona. Ovviamente in questo caso, nel caso del marketing turistico, a me viene in mente, come dicevamo anche l'altra volta, articoli del blog che raccontino quali esperienze si possono provare nel momento in cui l'utente o il cliente arriva a destinazione, quali sono i suggerimenti magari per fare i bagagli per arrivare preparati all'esperienza che li aspetta, dei post con contenuti video che possano incuriosire l'utente. Questi sono tutti contenuti di valore che attirano e che quindi fungono da magneti per andare a prendere le persone che sono in linea con il nostro target. La seconda fase è quella della conversione, quindi io decido di attirare le persone che poi voglio convertire, quindi voglio far sì che loro mi lascino i loro dati o che acquistino direttamente, però è più probabile che lascino inizialmente i loro dati. Quindi io li vado a convertire con quali strumenti? Tramite delle generazioni contatti, come dicevamo prima, quindi gli vado a chiedere i loro dati di contatto, vado a convertire tramite un banner di iscrizione alla newsletter che posso mettere sul mio sito, oppure tramite un form di contatto o call to action inserite strategicamente nel mio sito per andare appunto a convertire, quindi ad aumentare la possibilità di conversione sul mio sito oppure sulla mia pagina social. Ovviamente uno spunto interessante per ottenere questa conversione è quello di dare qualcosa in cambio. Era l'esempio che facevamo prima con il 5% di sconto. Per dire, se tu mi lasci i tuoi contatti, otterrai con questa compilazione di form il 5% di sconto, oppure se ti iscrivi alla newsletter, sul primo acquisto hai il 10% di sconto, oppure insomma, un'offerta dedicata proprio per incentivare la conversione in termini di raccolta contatti, oppure anche delle offerte specifiche, magari sui singoli prodotti. Se io sono un e-commerce e voglio svuotare il magazzino e voglio convertire il più possibile, posso fare delle offerte specifiche online su questo tipo di prodotti che vanno a svuotare il mio magazzino. Quindi sono tutte azioni strategiche che possiamo fare appunto per convertire, che sia la compilazione di un form, che sia l'iscrizione alla newsletter, che sia un acquisto sul nostro sito. La terza fase è quella della chiusura, quindi io devo chiudere la mia trattativa e devo acquisire il cliente. Quindi il viaggio del lead, facciamo il caso della generazione contatti, inizia lasciando il suo contatto su Facebook, continua poi ovviamente con la lavorazione di quello stesso contatto, quindi che sia io stesso imprenditore o che sia il mio ufficio vendite. Il contatto va lavorato proprio perché va chiuso, quindi deve essere portato mano per mano alla conversione, alla chiusura della trattativa e quindi all'acquisto definitivo, diventando così mio cliente. Qual è il nostro compito qui? Il nostro compito è quello di non lasciarci i contatti per strada perché altrimenti saranno presi matematicamente dalla nostra concorrenza. Quindi qui diventa fondamentale ovviamente monitorare il più possibile i nostri form di contatto, l'iscrizione alla newsletter, le lead generation, sostanzialmente tutti i punti di contatto che l'utente può avere con la nostra azienda e dove ovviamente ci lascia i suoi dati. Noi non possiamo permetterci di perdere i contatti per strada. È in questa fase in realtà che sistemi come ActiveCampaign, che vedremo dopo, oppure altri sistemi di CRM come Sendinblue, oppure ClickFunnels o altri,
ci vengono in aiuto, perché ovviamente fungono da veri e propri gestionali della relazione nostra, del nostro brand, con gli utenti che entrano in contatto con noi. La quarta fase, deliziare i tuoi clienti con contenuti di valore. Era quello che un po', dicevamo l'altra volta quando parlavamo di, lead nurturing, quindi di coltivare i clienti che sono, entrati in contatto con noi e che hanno convertito senza mai lasciarli soli, quindi con estrema personalizzazione nella creazione di contenuti e proprio con cura della relazione con il cliente, quindi dandogli magari delle informazioni che sono settate sull'acquisto che lui ha effettuato, delle informazioni che sono basate sulle pagine del sito che ha visitato oppure del servizio che ha già acquistato, sostanzialmente dargli esattamente quello che vuole in maniera assolutamente personalizzata. Questo perché? Perché è fondamentale che poi ogni cliente che entri in contatto con noi diventi sostanzialmente un nostro fan e un nostro promotore, quindi un testimonial del nostro brand presso, le altre persone, presso gli altri utenti. Quindi questa cosa ci deve aiutare assolutamente a creare passaparola positivo e a far girare sempre di più il nostro brand, ovviamente in un'accezione positiva. Ecco. E arriviamo adesso alla definizione di funnel, perché una volta che abbiamo posto tutti i nostri pezzi sulla scacchiera, quindi tutte le risorse digitali che abbiamo e tutta la parte strategica, arriva il momento di metterli in gioco. E lo strumento tramite il quale li mettiamo in gioco è il funnel. Il funnel è uno strumento di marketing che è incentrato sul consumatore. La sua forma, come vedete in basso a destra, è quella di un imbuto e vedremo a breve perché ha questa forma. Viene ideato nel 1898 da Elmo Lewis e sostanzialmente il suo obiettivo è quello di trasformare i visitatori di un sito web, di una pagina social, di una delle nostre proprietà digitali in clienti finali. Abbiamo detto quindi che è incentrato sul consumatore perché costruisce proprio un percorso per chi entra in contatto con noi e adesso vedremo attraverso quali fasi. Le fasi seguono un po', diciamo, quello che è anche, quelle che sono anche le fasi dell'inbound marketing, proprio perché si parte da un livello di consapevolezza per poi arrivare alla fine alla vera e propria fidelizzazione. Il funnel è una guida all'acquisto del prodotto o servizio, perché consta, appunto, come abbiamo detto, di determinati momenti ben precisi. Ognuno diverso dall'altro e ognuno che accompagna il cliente all'acquisto, oppure alla compilazione di un form, oppure alla richiesta di preventivo in base all'obiettivo che ha il funnel stesso. Deve essere sostanzialmente un riferimento per ogni nostra azione di marketing, perché ogni nostra azione di marketing deve essere volta ad esaurire ogni singola fase del funnel, per poi entrare nella complessività del funnel stesso. Quindi ogni azione avrà un obiettivo specifico che ovviamente corrisponde ad ogni fase precisa del funnel, che non è altro che il percorso dell'utente e quindi del consumatore, che passa da semplice interessato e visitatore fino a cliente fidelizzato. Quindi, perché la forma di imbuto? Allora, la forma di imbuto sostanzialmente si spiega da sé perché un imbuto che cosa fa? Va a filtrare tutto quello che gli si viene messo dentro fino a restituire poi un risultato molto più scremato e molto più filtrato, appunto. Quindi il funnel
comprende inizialmente tutta una serie di persone che possono essere visitatori o utenti che sono entrati in contatto con le nostre pagine Facebook e non tutti convertiranno per arrivare a clienti. Nello scendere nell'imbuto ne perderemo numerosi, ma questo non è un male, perché ovviamente l'obiettivo del funnel è andare a filtrare tutte quelle persone, tutti quei potenziali clienti che sono effettivamente interessati ad acquistare il nostro prodotto o servizio. E soprattutto non è detto che gli utenti che sono in una determinata fase del funnel e che rimangono per un bel periodo di tempo in quella fase del funnel, non possano poi essere convertiti in un momento successivo con altre azioni di marketing ad hoc. Professore. Quindi il funnel sostanzialmente. C'è una domanda? No, ok. Dicevo, il funnel sostanzialmente accompagna l'utente nel suo percorso, partendo dalla consapevolezza fino ad arrivare alla fidelizzazione. Vediamo adesso un po' quali sono i benefici della strutturazione di un funnel che effettivamente funziona. Ovviamente per capire l'importanza del funnel dobbiamo un po' andare a riflettere su questi tre punti. Quindi fare un po' delle considerazioni basate su questo. Siamo in un'epoca in cui la vendita a freddo è sempre più difficile. Che cosa intendiamo con vendita a freddo? Vendita a freddo è quella chiamata, quell'inserzione che punta direttamente alla vendita, che però non è stata preceduta da un'attività di awareness ben precisa, non è stata preceduta da un'attività di notorietà, da un'attività che punti a far conoscere il brand, non è stata preceduta da un'attività che costruisca anche nella mente del consumatore i punti di forza del brand, quindi faccia capire il perché il consumatore dovrebbe scegliere noi invece di altri. Nel mercato in cui ci troviamo, ovviamente, il visitatore, come abbiamo detto, l'utente è molto più educato, è molto più informato e consapevole. Prima di acquistare, va a farsi il giro su tutte le pagine possibili e immaginabili di Google e su tutte le pagine Facebook. E questo accade sia per i beni più piccoli che per i beni più grandi. Paradossalmente, ovviamente, accade anche nel momento in cui dobbiamo prenotare una serata al ristorante. Se stiamo cercando un ristorante particolare, sappiamo già dove andare, andiamo diretti. Ma se cerchiamo ristoranti bari aperti questa sera, noi ci stiamo informando, stiamo andando a capire quale ristorante scegliere e se quel ristorante non si fa trovare esattamente dove noi stiamo cercando, non saremo mai i suoi clienti. Quindi è fondamentale tenere a mente che un funnel è importante perché educa il cliente e quindi non si rende più necessario vendergli a freddo, ma il cliente sarà sempre comunque riscaldato perché sarà già in qualche modo entrato in contatto con il nostro brand o perlomeno ci avrà visto da qualche parte. Seconda considerazione. Quasi nessuno dei visitatori del tuo sito comprerà alla prima visita. Questo perché, anche statisticamente, è ovvio che solo una piccola parte di utenti che visita il sito compra a prima botta, a primo colpo. Il 97% dei visitatori di un e-commerce non compra in prima battuta. Però questo 97% non può essere di certo abbandonato ed è qui che ci viene in soccorso il funnel, che ci vengono in soccorso le automazioni. Perché nel momento in cui un utente aggiunge al carrello e non compra, io posso impostargli un'automazione, un funnel, un percorso ben specifico che lo vada ad impattare con altre comunicazioni.
Posso dirgli, tu hai aggiunto al carrello questa cosa, visto che hai aggiunto al carrello questi prodotti e non hai acquistato, guarda che io ti do il 5% di sconto, ti do la spedizione gratuita. E quindi tu torni sul mio sito, continui a navigare ed è molto più probabile che tu vada a convertire e ad acquistare. Terza considerazione, se non mantieni il contatto, lo perdi. Proprio perché la maggior parte di chi visita il sito non converte subito, è essenziale capire e conoscere chi sono le persone che sono arrivate sul nostro sito, per poi andarle a prendere un gradino alla volta, quindi portarle sempre più giù nel nostro imbuto fino a che non acquistino. Perché quello che inizialmente è un potenziale visitatore del nostro sito, quindi è un cliente freddo, può essere educato, può essere portato sempre di più a fondo nell'imbuto. Quindi possiamo fargli vedere nuovi prodotti, possiamo ricordargli che ha aggiunto al carrello, possiamo mandargli offerte dedicate. Quindi possiamo ovviamente riscaldare il suo approccio con il nostro brand fino a portarlo a conversione. Ovviamente, se non lo facciamo noi, lo farà sicuramente qualcun altro e quindi l'utente non acquisterà da noi e l'avremo perso. Il passo successivo è ovviamente quello di fidelizzare il nostro utente, però questo è un altro discorso che faremo a breve. Il funnel si compone di quattro fasi. Quindi, come funziona? Questo imbuto è composto da queste quattro fasi che, diciamo, rappresentano una forma di seduzione del nostro cliente. Nella prima fase c'è la consapevolezza, quindi io devo andare ad attirare l'attenzione del mio cliente e aumentare la consapevolezza nei confronti del nostro prodotto, del mio prodotto o servizio. Come attiro l'attenzione del cliente? L'attiro con contenuti di valore, come stavamo dicendo appunto, con contenuti che stimolino la curiosità, con contenuti che attirino, quindi creino consapevolezza nei confronti del nostro prodotto o servizio, sempre puntando sui punti di forza, sempre puntando sui benefici che l'utente può avere nel momento in cui deciderà di acquistare questo prodotto o servizio. Coinvolgimento. Nel coinvolgimento noi offriamo maggiori informazioni per attivare l'interesse e soddisfiamo la curiosità che ha spinto l'utente ad entrare nel funnel. Che cosa succede? Nel momento in cui l'utente ci conosce, sa che esistiamo, sa che può avere dei benefici se entra in contatto con il nostro brand o acquista il nostro prodotto o servizio. Questo è il momento in cui noi dobbiamo andare a coinvolgerlo il più possibile e andare a fargli capire davvero che il suo problema può essere risolto o il suo bisogno può essere risolto solamente con il nostro prodotto o servizio. Quindi nella fase di consapevolezza lui capisce che esistiamo, che il nostro prodotto o servizio esiste. Nella fase di coinvolgimento io gli devo dire che il nostro prodotto o servizio è l'unica e sola soluzione al suo problema, o meglio, è la migliore soluzione al suo problema, quella che lo risolve in maniera più piacevole, più veloce, più soddisfacente. E quindi qui è importantissima l'attività di analisi, perché se io non conosco i problemi e i bisogni che la mia utenza, quindi l'utenza che io voglio andare a colpire, ha, che siano sia bisogni manifesti che bisogni latenti, io non posso andare a strutturare dei contenuti che vadano a popolare il mio funnel, soprattutto nelle fasi di consapevolezza e coinvolgimento. Io devo avere ben chiaro il quadro dei problemi, dei bisogni, delle paure, delle necessità, dei sogni, delle aspirazioni che hanno
i miei utenti target. Devo saperlo come primissima cosa, perché è da qui che poi si dipanano tutti i miei contenuti di marketing e tutte le mie azioni di marketing soprattutto. La conversione. Nella conversione si attiva il desiderio e si spinge all'azione. Qui vedremo, ci sono delle tecniche di marketing specifiche per andare a stimolare il desiderio, quindi per andare a instillare proprio la voglia nell'utente di acquistare subito e magari in grandi quantità i miei prodotti o servizi. E quindi qui c'è anche la fase di call to action, quindi visita il sito. Che richiedi un preventivo, acquista ora, quello che appunto si chiama chiamata all'azione. Quarta fase è la fase, una delle fasi più importanti ed è quella della fidelizzazione. Offriamo servizi di customer care e assistiamo il cliente nella sua esperienza post-acquisto. Perché dico che questa è una delle fasi, più importanti? Perché per due motivazioni. Prima di tutto perché l'esperienza del post-acquisto è quello che ci va a certificare come dei punti di riferimento nella mente dell'utente e soprattutto questo stimolerà poi un passaparola positivo perché l'utente, ormai diventato cliente, parlerà bene di noi agli altri. E l'altra motivazione è che andare a fare upselling, quindi andare a vendere ulteriori prodotti o ulteriori servizi a clienti che già sappiamo che sono rimasti soddisfatti dall'esperienza con noi e che quindi sono nostri fan, costa molto di meno che prendere nuovi clienti. Nel momento in cui noi andiamo a strutturare un'offerta, ci costerà molto di meno lavorarci i clienti che già abbiamo preso, quindi che sono già nel nostro database clienti, rispetto al costo di acquisizione cliente medio. Nel costo di acquisizione cliente medio, infatti, ci andiamo a inserire un po' tutto, ci andiamo a inserire il budget per raggiungerlo tramite inserzioni o tramite campagne Google, ci inseriamo il costo delle ore lavoro, perché il tempo ovviamente è un grande costo che andiamo a sostenere, che sia nostro, che sia delle risorse che lavorano per noi. Ci andiamo ad inserire anche tutte le ore lavoro e tutto il dispendio di energie che caratterizza effettivamente la fase di vendita. Quindi tutti questi fattori vanno a costruire il costo di acquisizione cliente, che è veramente spropositatamente maggiore rispetto a quanto costa convincere un cliente che già è rimasto soddisfatto dalla sua esperienza con noi ad acquistare di nuovo presso la nostra azienda. Quindi fidelizzazione post-acquisto è importantissima e di questa fase fanno parte anche tutte quelle pratiche di lead nurturing di cui parlavamo anche nell'ambito delle email. Ora, vediamo un po' più nel dettaglio queste fasi. Allora, consapevolezza e coinvolgimento sono le due fasi iniziali, quindi sono ovviamente una conseguente all'altra e una strettamente dipendente dall'altra. Come faccio a catturare la mia attenzione? Attraverso due punti principali. Facendomi conoscere, quindi fase di awareness, e studiando la clientela, fase di analisi. La prima cosa per attrarre l'attenzione di un futuro cliente è ovviamente quindi mostrarsi. Ci mostriamo. Dobbiamo farlo in maniera intelligente con gli strumenti digital che abbiamo visto, quindi attraverso i social e attraverso il sito. Attraverso i social sia in maniera organica, quindi tramite un piano editoriale che sia veramente interessante per i nostri utenti target, ma soprattutto dal punto di vista non organico, quindi a pagamento, quindi andando a strutturare il nostro piano editoriale anche per quanto riguarda le inserzioni. Se
Se ci pensate, è proprio quello a cui corrisponde, questa fase del funnel è proprio quello a cui corrisponde una campagna con obiettivo notorietà. Io vado a puntare sulla awareness del mio sito web, del mio sito e del mio brand perché devo portare le persone a conoscermi, ad interagire in maniera fredda con me, con il mio brand, con il mio prodotto o servizio. Secondo punto, studia la clientela. Questo ovviamente si scinde sia nella parte di analisi pre-attuazione di ogni attività di marketing. Se non facciamo analisi non possiamo partire, meglio che non ci avviamo proprio. Ma è un'analisi che va fatta anche nel momento in cui io inizio a generare contatti tramite le mie inserzioni, tramite i miei form del sito, tramite la mia iscrizione alla newsletter. Devo andare appunto a studiare la clientela che è entrata in contatto con me per andare a segmentarla. Quindi devo andare a capire quali sono gli interessi e i bisogni specifici del singolo segmento di clienti. Ovviamente è un lavoro continuo di monitoraggio che però ci garantisce di avere risultati e di segmentare in maniera intelligente la nostra audience. Per quanto riguarda invece la fase di coinvolgimento, possiamo farlo, abbiamo detto, attraverso dei contenuti di valore e non solo. Quindi facciamo approfondimenti, facciamo articoli, dedichiamo sezioni specifiche del sito a determinati argomenti. Raccontiamo il nostro settore, raccontiamo i nostri punti di forza, siamo precisi e puntuali sulle novità importanti del settore, popoliamo il blog del nostro sito. Sono tutti approfondimenti e argomenti che coinvolgono i nostri utenti, non solo nel momento in cui entrano in contatto con la nostra inserzione specifica, ma anche nel momento in cui atterrano sul nostro sito e vedono che effettivamente il nostro blog è popolato da tanti articoli che sono interessanti per loro. Quindi c'è uno storico, c'è un pregresso, questo ci certifica come autorevoli nel settore e soprattutto stimola la curiosità e il coinvolgimento continuo da parte dell'utente, che è quello che poi dobbiamo andare a prendere per convertirlo. Utilizziamo contenuti gratuiti. Allora, il tema dei contenuti gratuiti è molto interessante, soprattutto perché fungono da veri e propri magneti che attirano l'utenza. Se io associo a una lead generation, quindi a una generazione contatti su Facebook, lo scaricamento di una guida prodotto informativa gratis, questo avvicinerà l'utente al mio brand e soprattutto mi certificherà come autorità e lo porterà a fidarsi di me. Stessa cosa nel momento in cui io strutturo una landing. Posso decidere di integrare in questa landing lo scaricamento di una risorsa gratuita. Una risorsa gratuita che può essere un PDF che spieghi un servizio, che spieghi un prodotto, che spieghi un pacchetto specifico, una risorsa che spieghi anche come fare determinate cose, quindi magari come fare i bagagli per la destinazione tot, quali cose portare, quali mezzi prenotare, quali esperienze poter fare. Oppure posso farlo anche tramite webinar, quindi strutturare dei contenuti gratuiti sotto forma di video che vadano a dare valore all'utente e che soprattutto lo invoglino sempre di più ad interagire con me e con il mio brand. Da lì poi posso anche agganciarci degli strumenti di automazione molto interessanti che vadano a integrare un po' tutto. Quindi io posso anche decidere, e lo vedremo dopo su Active Campaign, di associare allo scaricamento di quella guida un'automazione, quindi un funnel
che porti l'utente sempre più vicino all'acquisto e che sarà diverso dagli altri funnel e dalle altre automazioni che io ho attive sul sito e che valgono per le persone che non hanno scaricato questa guida. Di qua, piano piano, si comincia a delineare, a segmentare un po' tutto il percorso dell'utente e soprattutto si delineano dei percorsi differenti in base alle esigenze e alle azioni di ogni utente singolo o di ogni segmento di utenti più che altro. Conversione e fidelizzazione. Allora, queste sono le due fasi finali del funnel, dove per convertire noi abbiamo bisogno di una strategia di marketing che sia veramente solida. Quindi il pubblico ci conosce, è entrato in contatto con noi, è coinvolto perché gli abbiamo dato dei contenuti di valore, ora è il momento di convertire e chiudere. E lo faccio tramite degli strumenti di marketing che possano essere lo sconto a tempo, quindi prenota entro to abbiamo visto che hai scaricato la guida, ad esempio. Devi prenotare entro tot per avere il tot per cento di sconto. Principio della scarsità, ultimi 10 posti disponibili. Questo invoglia ovviamente le persone ad affrettarsi e ad acquistare. Quindi è una leva molto, molto forte che porti all'acquisto. Promo o offerte dedicate. Quindi promozioni di vario genere, se acquisto un prodotto l'altro lo pago di meno, se acquisto un pacchetto con questa modalità online, ad esempio, ho questo servizio in omaggio, quindi non lo pago ed è gratis, e cose del genere. Referral è una strategia molto interessante che ci permette di promuovere un prodotto tramite il passaparola. Quindi, noi promettiamo, diciamo, al cliente uno sconto di un tot per cento nel momento in cui lui ci porta altre persone, quindi è referral puro. Per quanto riguarda invece la fase di fidelizzazione, abbiamo detto che questa è importantissima perché una volta che i clienti hanno acquistato il nostro prodotto, non li dobbiamo lasciare per strada, non li dobbiamo abbandonare. Prima di tutto, il punto di partenza sono tutte le informazioni che noi abbiamo su di loro, quindi tutto quello che siamo riusciti a raccogliere nelle tre fasi precedenti del funnel e ovviamente magari dopo la sottoscrizione di un contratto oppure nel momento in cui è diventato cliente ci facciamo furbi e gli prepariamo un questionario che ci dia tutte le informazioni che ci servono. Ora, avendo tutte queste informazioni, le dobbiamo ovviamente sfruttare in modo che l'utente faccia, anzi ormai cliente, faccia degli acquisti ricorsivi sul nostro sito e non sia un acquisto una tantum. Come lo facciamo questo? Prima di tutto, la più grande risorsa in questo caso è l'email marketing. L'email marketing, appunto, invia al cliente dei contenuti personalizzati che lo spingano all'acquisto, lo tiene aggiornato su offerte dedicate, lo tiene aggiornato sulle news del nostro settore e della nostra azienda, invogliandolo appunto a comprare nuovamente. Un altro strumento che possiamo utilizzare è la scontistica sugli altri prodotti. Ovviamente, in base a quello che lui ha acquistato, possiamo proporgli, come vi dicevo anche prima, dei prodotti o dei servizi abbinati che possiamo scontare, quindi questo lo porterà a fare acquisti ricorsivi e possiamo anche portarcelo in là nel tempo, nel senso possiamo tranquillamente fare una promozione anche un mese dopo che l'utente ha acquistato, quindi fargli capire: hai acquistato questo, hai fatto questa esperienza. Adesso c'è questa promo attiva per cui chi ha acquistato questo o chi ha fatto questa azione ha un tot di sconto su un altro prodotto correlato. Quindi questa è un'idea per stimolare un acquisto e per risvegliare anche eventualmente un cliente.
L'ultimo concetto appunto è quello del nurturing, quindi di coltivare i clienti che abbiamo già acquisito, sempre con comunicazioni ad hoc, con piccoli omaggi, con anche inviti volendo ad eventi aziendali. Quindi questi sono tutti gli strumenti che possiamo utilizzare per fidelizzare e soprattutto per la fase che viene prima per convertire. Quindi abbiamo ovviamente ho schematizzato queste quattro fasi. Queste quattro fasi che vanno dalla awareness alla considerazione, quindi al coinvolgimento, e poi all'azione e alla fidelizzazione. In queste quattro fasi, ovviamente, il lead fa un percorso specifico perché passa dall'essere un utente semplice, semplicemente che ci conosce, diventa un lead, quindi abbiamo i suoi contatti e lo stiamo per convertire. Da lead diventa un lead qualificato perché lo lavoriamo, perché lo trattiamo, raccogliamo informazioni su di lui, lo segmentiamo, gli diamo delle comunicazioni specifiche e ad hoc, e alla fine diventa appunto un cliente. Ora vi faccio vedere un esempio di funnel schematico e poi vi farò vedere concretamente dopo l'ultima pausa degli esempi di funnel che abbiamo realizzato direttamente su ActiveCampaign, quindi uno dei CRM che vi ho nominato prima, appunto per costruire delle automazioni e per costruire dei funnel specifici. Questo che vedete è molto articolato, però dà bene l'idea rispetto a quello che effettivamente deve succedere in un funnel ben strutturato. Allora, che cosa succede? Ogni funnel ovviamente ha un avvio. In questo caso l'avvio può essere dato da Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, addirittura LinkedIn Ads e YouTube Ads. È quello che facciamo per la parte di awareness, quindi facciamo pubblicità online in tutti questi canali che vadano ad indirizzare le persone sul mio sito. Nel momento in cui le persone sono sul mio sito e fanno un'azione che è visualizzare il contenuto, in base al contenuto che hanno visualizzato, vengono inseriti in tre liste differenti. Tre liste differenti. Ad esempio, questa lista qui ha guardato, i pacchetti per andare in Marocco. Questa lista qui ha guardato i pacchetti per andare in America. Questa lista qui ha guardato i pacchetti per andare in Giappone. Che cosa succede? Sono tre target ovviamente differenti e quindi ad ognuno di questi target dovrà poi andare a corrispondere un'azione di marketing, un'azione strategica differente. Li aggiungo alla lista e tramite automazione gli mando la prima email. Ho visto che hai visitato il mio sito, c'è questa offerta che fa per te. Arriva sulla pagina dedicata a lui, quindi all'offerta che io ho pensato per lui. Non converte. Mettiamo il caso che non converta, però io non lo posso buttare via, quindi continuo a mandargli delle email che puntino sempre a questo target. Quindi che puntino sempre a fargli visitare la pagina dell'offerta che io ho pensato per lui. Mettiamo che non converta ancora. Che cosa faccio? Dico al mio amico Facebook di costruire una campagna di retargeting su tutti quelli che hanno visitato questa pagina e non hanno convertito. Quindi creo un pubblico personalizzato che sarà composto dalle persone che hanno visitato questa pagina e non hanno convertito, e gli faccio vedere delle inserzioni personalizzate
che puntino appunto a farlo convertire. Ok, siamo felici, vediamo anche la parte positiva. L'utente converte. L'utente converte e arriva su una thank you page, che sarebbe sostanzialmente una pagina di ringraziamento dopo che l'utente ha lasciato i suoi dati o ha acquistato. Nel momento in cui è arrivata la thank you page, io posso tracciare questa cosa sia tramite Pixel, come abbiamo visto, che tramite Analytics, che è lo strumento di analisi di Google che abbiamo visto nella lezione precedente, e quindi decidere. In questo caso, in questo esempio di funnel, l'obiettivo finale è una call, video call. Quindi io so che nel momento in cui hanno visitato la thank you page, mi hanno lasciato i contatti, hanno convertito e sta a me, in tutta questa linea tratteggiata, andare a definire le strategie per fissarmi la mia video call. Quindi se lo devo chiamare e dirgli: ho visto che hai lasciato i tuoi contatti, fissiamo la video call all'orario tot, ci vediamo in sede, insomma, l'azione finale che io voglio fare, oppure posso indirizzare a questa azione finale anche tramite un'altra email e poi successivamente chiamata. Questo ovviamente dipende dal business. Stessa cosa succede per l'altra lista, sempre funnel di email che punti all'offerta dedicata e thank you page. Thank you page in questo caso, prima di arrivare all'obiettivo finale che è la call video call, dalla thank you page viene inviato un link per avere un webinar, quindi una risorsa gratuita. Io ti do la risorsa gratuita perché magari tu fai parte, in base a questa differenziazione, di una fetta di utenti che non è ancora pronta ad acquistare e che magari deve ancora essere convinta tramite una risorsa gratuita. In questo caso il webinar, ma potrebbe essere anche un PDF, una guida prodotto, qualsiasi cosa che regali appunto valore. Nel momento in cui tu hai scaricato il webinar live, io ti inserisco in un'altra lista. Perché? Perché ti devo differenziare da questa lista qui iniziale, che è andata diretta a fissare la video call. Invece qui c'è stato bisogno ovviamente di acquistare il webinar. Quindi ti aggiungo a questa lista e in questa linea tratteggiata ci sono ovviamente tutte le azioni che io andrò a fare per convertire, per raggiungere il mio obiettivo, quindi che è quello della call o della video call. Ovviamente, che cosa c'è sotto la costruzione di un funnel del genere? C'è un forte ragionamento strategico. Perché? Prima di tutto io devo andare ad individuare i canali fra questi qui, che possono davvero portarmi un traffico qualificato al sito che poi vada a convertire, quindi a compiere delle azioni e non a uscire subito dalla pagina del sito a cui è atterrato. Dal traffico qualificato io devo andare a profilare questo traffico e quindi fare le diverse liste. Il consiglio che vi do è quello di, nel momento in cui vi approcciate diciamo, al disegno di un funnel, è proprio quello di disegnarlo, quindi di scrivere a mano, di portarlo su carta per poi andare a strutturare tramite Active Campaign o ClickFunnels o tutti i CRM che insomma deciderete di usare il funnel vero e proprio. Anche perché dietro ognuno di questi step c'è un mondo infinito, quindi dietro Google Ads c'è un lavoro di analisi e di settaggio annunci molto intenso, come c'è poi dietro l'advertising che facciamo sui social.
Il nostro sito anche deve essere strutturato in maniera strategica e analitica. Non possiamo permetterci di portare del traffico qualificato dai social oppure dalle Google Ads su un sito che magari non carica, non funziona, è lento, non è chiaro, non è aggiornato, non ha il certificato di sicurezza e cose varie. Quindi è importante anche strutturare il sito in maniera molto strategica e molto precisa. Per non parlare poi della strutturazione delle landing che devono necessariamente seguire una struttura precisa, come abbiamo visto nella lezione precedente con testimonianze, magari anche video, call to action, forme di contatto, testo e immagini. Avere chiaro l'obiettivo che ogni landing ha. Stessa cosa vale per il funnel di email, deve essere studiato soprattutto negli intervalli temporali fra una mail e l'altra. Io non posso pensare di inviare una mail ogni ora sperare che l'utente converta. Devo studiare bene i tempi di conversione in base all'analisi che vado a fare sulle mie buyer persona. Quindi, sostanzialmente, ragionamento strategico sicura nell'utilizzo dei singoli elementi, soprattutto intelligenza. Quindi, attenzione a studiare bene il percorso che vogliate che l'utente faccia e a strutturare bene ogni singola fase in maniera maniacale. Allora, questa è l'automazione più semplice. Sostanzialmente abbiamo disegnato una landing che appunto abbia come obiettivo quello di far scaricare una guida, quindi un contenuto informativo. L'utente clicca sul pulsante scarica la guida e subito gli arriva questa email con insomma, il link per scaricare la guida. Ovviamente qui poi lo andremo a continuare piano piano andando a definire un funnel di email che andrà comunque a coltivare il contatto fino a portarlo a conversione finale, che in questo caso è la registrazione al sito, al portale. Come vedete, graficamente è molto intuitivo. Dopo vi faccio vedere anche tramite il clic sul più quali sono le variazioni che si possono fare in base a che cosa vogliamo farci con che cosa vogliamo fare con questo funnel. Quindi questo è molto semplice e va ovviamente implementato e continuato. Ora vi mostro, ve ne mostro uno un po' più complesso e poi un altro che è proprio un funnel di benvenuto a tutti gli effetti. Ok, allora in questo caso che cosa succede? Questo è un collegamento fra la lead generation, quindi la generazione contatti che avviene su Facebook, e l'iscrizione a una lista con conseguente invio di un'email con la guida all'iscrizione. Che cosa succede? Allora, esiste un software che mette in comunicazione Facebook con ActiveCampaign. Questo software si chiama Zapier o Zapier, a seconda di come lo si vuole pronunciare. È molto interessante perché appunto permette un'integrazione completa di tutti questi asset. Quindi io posso mettere in comunicazione la mia attività social con il mio CRM di ActiveCampaign e quindi andare a fare delle azioni molto specifiche sui singoli contatti. In questo caso, che cosa succede in questo funnel? Il trigger è appunto il contatto si è iscritto alla lista Lead Candidati Facebook LG, che sta per Lead Generation.
Questo contatto si iscrive alla lista proprio grazie al software di cui vi parlavo. Quindi tramite Zapier il contatto che ha compilato il form che trova su Facebook arriva su ActiveCampaign e si iscrive alla lista Lead Candidati Facebook Lead Generation. Da questa iscrizione ovviamente parte una notifica a questo indirizzo email. Perché è importante avere questa notifica? Perché dobbiamo essere sempre al corrente di quello che succede ai nostri contatti. Quindi ogni volta che arriva un nuovo contatto, arriva la notifica a questo indirizzo che appunto fa un alert e dice: è arrivato un nuovo contatto, va lavorato, va inserito nel funnel. Il contatto viene inserito in un flusso di lavoro che ActiveCampaign mette a disposizione, così che chi si occupa di ricontattare questo lead sa che, cioè lo vede nel flusso di lavoro, vede che è da contattare perché è possibile fare e identificare diverse fasi all'interno del flusso di lavoro. Quando l'avrà contattato, lo sposterà manualmente in contattato. E così via, oppure da richiamare, non ha risposto. Questo in base al flusso di lavoro, come decidiamo di insomma di caratterizzarlo, quindi in base alle varie fasi. Una volta che il lead comunque si è iscritto a questa lista, gli arriva un'email, gli arriva questa email di benvenuto di cui potete vedere l'anteprima sulla sinistra. E nell'email di benvenuto c'è scritto: abbiamo visto che hai lasciato i tuoi contatti su Facebook, ti guidiamo nell'iscrizione. Come devi fare? Così, così, così. Devi andare a compilare il form, devi cliccare su registrati, devi compilare il tuo profilo, eccetera, eccetera. Tutte le fasi che sostanzialmente lo andranno a guidare in quella che per noi è la conversione. E quindi l'iscrizione al nostro sito, al nostro portale. Anche questo è molto semplice, diciamo che ci aggiunge solamente la parte di notifica e di inserimento nel flusso di lavoro, però vedremo a breve quanti trigger possiamo inserire e quante azioni possiamo andare a caratterizzare. Come ultimo, vi faccio vedere questo qui, che è il funnel di benvenuto degli iscritti al portale, al sito. Questo, come vedete già graficamente, è un po' più articolato. Che cosa succede? Allora, il trigger è sempre il contatto si è iscritto alla lista iscritti portale tirocini candidati. Come arriva il contatto in questa lista? Perché tramite collaborazione con uno sviluppatore siamo riusciti ad associare il codice di collegamento, chiamiamolo così, fra sito e ActiveCampaign, che quindi riesce a portare il contatto una volta che si è registrato in questa lista. Nel momento in cui viene iscritto alla lista iscritti portale tirocini candidati, io dico al sistema: aspetta un giorno, e qui vediamo che ci sono delle persone in coda in questa automazione. Dopo un giorno di registrazione, gli devi inviare la prima email di benvenuto, che dice: benvenuto, abbiamo visto che ti sei iscritto, nei prossimi giorni riceverai dei contenuti gratuiti scritti apposta per te. Personalizzazione. Tempestività nel mandare la comunicazione e non intrusività perché aspettiamo un giorno. Dopo 2 giorni, come vedete qui ci sono anche in coda altri indirizzi, gli arriva la prima email con il primo contenuto gratuito, quindi il primo webinar. È un video di 10-15 minuti che gli spiega come compilare il profilo sul nostro portale. Quindi, benvenuto, è la prima mail, riceverai dei contenuti esclusivi pensati apposta per te. Dopo 2 giorni gli arriva il primo contenuto. Dopo 2 giorni
Gli arriva il secondo contenuto, quindi, come vedete, spiegato con un copy, quindi un testo scritto ad hoc nell'email, e poi il tasto per andare al webinar di destinazione, che è il secondo contenuto gratuito. Gli dico di attendere altri 2 giorni, e anche lavorando. E gli mando la quarta mail, nonché il terzo contenuto gratuito. Quindi, sempre inerente al mio business, definisco un testo di email ben preciso e gli vado ad inviare il terzo contenuto gratuito. Dopodiché, che cosa faccio? Aspetto altri 2 giorni e gli invio un'altra email che chiude questo ciclo di benvenuto. Gli dico, i contenuti gratuiti speriamo che ti siano stati utili. Continua a seguirci per essere sempre aggiornato e per scoprire nuove opportunità. Quindi, che cosa faccio? Gli dico, aspetta un giorno e dopodiché ti sposto nella lista che è dedicata alla comunicazione di newsletter regolare, quindi quella che va, nel nostro caso, una volta a settimana e impatta quei contatti che hanno fatto tutto l'iter di benvenuto e che ora sono pronti a ricevere delle comunicazioni profilate un po' più generiche. Finché non decideremo di avere abbastanza dati da poter segmentare ulteriormente questo pubblico e mandare comunicazioni ancora più specifiche e personalizzate in base alle caratteristiche del segmento che andremo ad individuare. Ovviamente, ultima fase del funnel è annulla l'iscrizione all'elenco iscritti, portale tirocini, tanto più che il contatto sia qua dentro perché ha fatto tutto il suo viaggio nel funnel di benvenuto e ora è pronto per entrare nella newsletter standard, quindi nella newsletter statica. Ora vi posso far vedere come ultima cosa tutti i vari trigger che possiamo andare a scegliere nel momento in cui facciamo un'automazione e disegniamo un funnel su ActiveCampaign. Allora, come vedete, lui comunque offre già dei modelli, quindi il tagging per interesse prodotto, carrello abbandonato, incentivare le persone ad iscriversi. Fare upselling dopo il primo acquisto, condividere una campagna sui social media e così via. Ce ne sono veramente tantissimi, tanti. Io di solito scelgo inizia da zero perché ho bisogno di avere un foglio pulito per iniziare a creare in maniera strategica. Quindi il primo passaggio è quello di selezionare un trigger di avvio. Aspettiamo che carichi. Il trigger può dipendere ovviamente da una lista, quindi si iscrive a un elenco o a una lista, annulla l'iscrizione da una lista, compila un modulo che sia un modulo presente sul sito, apre o legge un'email, fa clic su un link all'interno di un'email, visita una determinata pagina web. Ha registrato un evento che vengono settati nella parte sviluppatori di ActiveCampaign, condivide o inoltra un'email o ci risponde, viene aggiunto un tag o viene rimosso un tag. I tag sono strumenti che ci aiutano a segmentare le nostre liste di clienti. Vengono fatte delle modifiche ai campi, raggiunge un obiettivo settato in ActiveCampaign in base alla data, eccetera, eccetera. Effettua un acquisto, abbandona il carrello e questi sono tutti trigger un po' più avanzati che riguardano ActiveCampaign. Però già di qua si può iniziare a ragionare. Ovviamente c'è anche la parte di associazione ad altre app, quali possono essere Calendly per organizzarsi delle video call, Facebook Lead Ads, eccetera, eccetera, Google Sheets. Scegliamo, si iscrive a un elenco.
Io posso selezionare le liste in base a quelle che ho creato e posso dirgli ok, aggiungi avvio. Dopo che gli ho aggiunto l'avvio, devo aggiungere la prima azione. Quindi che cosa devo fare quando si iscrivono? Posso inviargli un'email, posso inviare un SMS, posso inviare un'email di notifica come quella che abbiamo visto. Oppure un'email transazionale, quindi con diciamo azioni già preimpostate. Posso decidere di aspettare determinati giorni, di inserire degli operatori logici, quindi continua l'automazione in due modi diversi a seconda che le condizioni siano soddisfatte. Se vedete, questo è molto interessante perché se non lo so, nome è. Anzi, facciamolo proprio vero. Se il tag è aziende, il contatto soddisfa le seguenti condizioni. Tag esiste, aziende. Se sì, quindi se un contatto è associato al tag aziende, gli fa un'azione e segue un determinato percorso. Se no, segue un altro percorso. Quindi posso decidere di inviargli un'email ancora, inviare un SMS, oppure posso decidere di disiscriverlo a una lista, di aggiornare un contatto, addirittura di aggiungere a un pubblico personalizzato su Facebook o a rimuovere da un gruppo personalizzato su Facebook. Posso anche continuare con gli operatori logici, quindi fa questa cosa, sì, no. Ovviamente le comunicazioni dovranno essere totalmente diverse in base, anzi opposte addirittura, in base a che cosa succede in questa azione che io vado a settare. Come vedete, le azioni che possiamo fare sono veramente tantissime e ActiveCampaign rappresenta un CRM molto, completo in questo, anche perché presenta proprio una modalità di organizzazione del lavoro che è molto cosa, dopodiché posso lasciarvi. ActiveCampaign ci consente di andare ad organizzare i nostri flussi di lavoro in questo senso. Quindi inserire tutte le varie fasi da contattare, messaggio da ricontattare, registrati, registrazioni da verificare e così via. E di rendere tutto questo automatizzato tramite le automazioni che stavamo facendo. Quindi è una risorsa veramente eccezionale da esplorare e da utilizzare per le vostre strategie di marketing, per i vostri piani di marketing. Ok, allora abbiamo visto un po' di cose in queste ore che abbiamo passato insieme. Ovviamente ricordate che vi lascio con questa riflessione. Ricordate che l'utilizzo degli strumenti ovviamente sottende sempre a una strategia ben precisa, nel senso se noi non capiamo bene chi siamo, quali sono le caratteristiche del nostro brand, quali sono le caratteristiche del nostro brand che vogliamo andare a comunicare in maniera strategica, non possiamo partire. Ad ogni modo, se non definiamo una strategia precisa prima di decidere gli strumenti da andare a prendere e andare a utilizzare, non possiamo avventurarci. Quindi la prima cosa è fare analisi dentro di noi, quindi capire tutte le caratteristiche del nostro brand. Fare analisi fuori, quindi vedere il mercato e vedere i dettagli delle persone a cui vogliamo parlare. Solo dopo tutto questo arriva l'analisi degli strumenti che vogliamo utilizzare. Quindi la cosa principale è fare strategia precisa, dietro una solida analisi.